In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa stava significando loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso me sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È la promessa di felicità e di pienezza che Gesù rivolge all'umanità intera. Un annuncio affidato agli uomini e alle donne di fede perché possano portarlo agli uomini e alle donne del loro tempo. Un annuncio affidato alla Chiesa intera, popolo di Dio. E la Chiesa italiana tornerà ad incontrarsi da lunedì prossimo a Firenze per capire come portare oggi questa promessa di vita piena annunciata da Gesù. Quasi 2.550 delegati tra laici, consacrati, giovani, anziani provenienti da tutte le diocesi d'Italia si incontreranno a Firenze per il quinto convegno ecclesiale nazionale e la loro riflessione inevitabilmente partirà da una convinzione che per portare questo annuncio di felicità è innanzitutto importante conoscere, abitare i luoghi dove vive l'umanità ferita di oggi con quella semplicità, con quella sensibilità da buon pastore con cui Gesù ha conosciuto, abitato, vissuto i luoghi del suo tempo. In Gesù Cristo il nuovo umanesimo è il titolo scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana per il prossimo convegno ecclesiale. E a Monsignor Galantino, che innanzitutto ringrazio per aver accettato... Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Il nostro invito qui in questa serata speciale di Siamo Noi, vorrei chiedergli innanzitutto... Vorrei rivolgere innanzitutto una domanda personale, perché le vorrei chiedere qual è il tratto distintivo dell'umanesimo di Cristo per lei più prezioso, insomma quale virtù di Cristo lei ha guardato più spesso nella sua personale esperienza di uomo, di sacerdote, di pastore? Devo dire la verità, e la sua capacità di andare controcorrente, ma non controcorrente soltanto nei confronti dell'ambiente politico, ma andare controcorrente anche nei confronti dell'ambiente religioso. Un esempio semplicissimo, Quando Gesù incontra un lebbroso, sapete che il lebbroso non era soltanto uno messo da parte dallo Stato, dalla sanità pubblica, era uno dichiarato assolutamente inavvicinabile, anzi condannato anche dall'esperienza religiosa. Quindi era uno veramente del quale non ci si poteva fidare, del quale bisognava dire tutto il male possibile per non avvertire il disagio di averlo messo fuori. Bisogna fare questo. Gesù cosa fa? Gesù non sta a giustificare i preti, i sacerdoti, il sinedrio. No, va e lo abbraccia. Dovremmo capirlo un poco di più questo fatto, perché c'è molta gente che pensa ancora di poter dire tu sei lebbroso, cioè tu sei fuori da certi schemi e io con te non devo avere a che fare, non posso avere a che fare. Questo non mi pare che ci sia in Gesù Cristo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Abbiamo ascoltato il passo letto dal nostro attore. Io le chiedo se questa è la promessa di felicità e di pienezza
che la Chiesa italiana vuole testimoniare agli uomini e alle donne di oggi, ed è per questo che a Firenze la Chiesa italiana si confronterà e lo farà sulle strade percorse e quelle ancora da percorrere per essere sempre di più quello che vuole Papa Francesco, no? Una Chiesa in uscita? Sì, sì, io penso, guardate, che innanzitutto che dobbiamo chiarire questo, che non è che la Chiesa cominci oggi questo tipo di percorso che la porta ad essere testimone di una vita piena, di una vita bella, di una vita riuscita. La Chiesa esiste solo per questo. Chi pensa che la Chiesa esiste per far funerali o far processioni, a prescindere, evidentemente non ha colto qual è il messaggio profondo della esperienza di Chiesa. L'esperienza di Chiesa o il messaggio affidato alla Chiesa sta proprio in quelle parole, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, ma l'abbiano cioè piena, riuscita. Ecco, la Chiesa questo deve fare, e quando questo non lo fa, evidentemente sta facendo altro rispetto a quando Cristo le ha promesso, le ha affidato. È chiaro che a Firenze andiamo per fare questo, andiamo per verificare. Il Papa, incontrando i vescovi nello scorso maggio e parlando proprio di Firenze, diceva che gli piacerebbe sapere questo, e cioè che a Firenze vescovi, sacerdoti, laici, impegnati, meno impegnati, comunque chiunque sta lì, ci sta per fare un esercizio di discernimento, bellissimo, no? C'è una Chiesa che va lì per chiedersi qual è il tipo di modalità con la quale modalità io sto veramente coniugando la fede con la storia, come io sto veramente coniugando la mia esperienza di Chiesa con il mondo contemporaneo, e come io cosa sto facendo perché gli uomini e le donne di oggi capiscano che stiamo qui solo per questo. E su questa Chiesa in uscita, no? Che deve recuperare totalmente anche la forza di andare controcorrente, di rischiare, noi ci confronteremo questa sera con tanti ospiti diversi, a partire da quello che è già seduto qui accanto a noi, Gianni Riotta, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, editorialista della Stampa. Allora, Riotta, io intanto ti do il benvenuto. Grazie. È un piacere averti qui con noi questa sera. Allora, prima di entrare nel vivo del racconto di quello che accadrà a Firenze, no? Monsignor Galantino un po' ce l'ha anticipato, nei prossimi giorni, io vorrei ripartire proprio da questa figura, no? La figura di Gesù Cristo, la figura che la Chiesa ripropone come testimone di un umanesimo completamente non rinnovato. Questa figura, secondo te, con uno sguardo, un'ottica un po' laica, no? Che cosa può dire agli uomini e alle donne che abitano, usiamo questo verbo che ci piace, il tempo presente? Vedi, a Firenze si celebra un incontro che segue quelli di Roma, di Loreto, di Palermo, di Verona. È come se la Chiesa italiana si desse appuntamento ogni 10 anni per dire dove stiamo andando, che succede. Però questi tempi sono particolari, perché c'è un nuovo Papa, e c'è un nuovo Papa con un messaggio che sta colpendo, tu dicevi, chi crede, chi non crede. Però il primo impatto del messaggio di questo Papa, sai qual è? Quello di dire chi è che crede e chi è che non crede. Cioè, il credente che si sveglia la mattina, Madre Teresa di Calcutta ha scritto pagine dicendo buio, il buio, quando io mi svegliavo la mattina dicevo sto credendo o non sto credendo. Quindi c'è il credente che ha i suoi momenti di buio, e però c'è il laico, il non credente, che ha i suoi momenti di luce. Sì, cioè, ma perché... Quindi il primo messaggio del Papa è stato quello di dire non ci sono due squadre, no? I credenti e i non credenti, siamo tutti in cammino, questa espressione che usa. E l'altra espressione che usa, per rispondere alla tua domanda, è leggere il segno dei tempi. La Chiesa deve leggere i segni dei tempi, o in questo caso abbiamo qui Monsignor Galantino, la Chiesa italiana, che è chiamata in bocca al lupo a leggere i segni dei tempi. Allora, credo che il messaggio del Papa, che sicuramente gheggerà fortissimo la giornata di Firenze, è aprite gli occhi e guardate i segni dei tempi. Non importa se 2 anni fa eravate credenti, non importa se 5 anni fa eravate non credenti, che siete ora? Come analizzate la vita? Ci interpellerà ora tutti. Allora, esatto. Riotta, questo racconto, no, della vita di Cristo, come lo hai incontrato nella tua vita e come l'ha toccata o sfiorata, non so? E, allora, innanzitutto io ho avuto una religione, un'educazione religiosa molto tradizionale, e quando ho avuto modo di incontrare Monsignor Bagnasco, gli raccontavo che
e avevo vinto il concorso Veritas, allora sono molto vecchio, che dica Monsignor Garantino, sono molto vecchio, e c'era il concorso Veritas che era un concorso di catechismo, una cosa che sembra apparentemente più scema, ti facevano le domande e tu dovevi rispondere, invece è stata una grandissima esperienza, perché poi quelle domande che tu imparavi a memoria ti restavano, e nei momenti difficili della vita tornano sempre. Ma la tua era una famiglia di credenti? Mio padre soprattutto era molto credente e c'è un momento molto bello e quando io come direttore del TG1 andavo a fare l'intervista al Cardinal Bagnasco e io ero un direttore nuovo al TG, quindi c'erano anche nel mondo cattolico molte polemiche, molti che non erano proprio felicissimissimissimi che fossi direttore, e quindi andavo a fare questa prima intervista con qualche preoccupazione. E mentre mi avvio lì alla Sala Vaticana piena di importantissimi prelati, due persone che erano lì, che io non riconoscevo, vedo che si staccano, mi accompagnano, arrivano da Bagnasco e dicono trattalo bene perché suo padre era un mio nostro grande amico, ed erano l'arcivescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Mogavero, e l'ex cardinale di Palermo Di Giorgi, che io non avevo riconosciuto nel momento, e che io ho sempre pensato che fosse un gesto di mio padre che diceva datevi una mano a sto ragazzo che è in momenti di difficoltà oggi. Senti, da giornalista, no? Oggi da osservatore, con quale curiosità guardi al convegno ecclesiale che sta per aprire a Firenze? Che cosa ti aspetti? Quali segnali ti piacerebbe cogliere? Allora, il messaggio del Papa, proprio in questo studio abbiamo commentato i viaggi in America qualche settimana fa, il messaggio del Papa è in questi giorni un messaggio che sta impressionando tutti quanti, ripeto, credenti e non credenti, e credenti a luce alternata e non credenti a luce alternata, nel senso che è un messaggio di dire guardate oltre tutto quello che vi limita, cercate di vedere quello che unisce, non quello che ci separa. Allora la Chiesa italiana, che proprio in questi giorni, come vediamo dalle cronache, dalle prime pagine, anche momenti di gravi difficoltà, divisioni, battaglie, momenti, diciamo, ne parleremo. Sì, non particolarmente felici, allora deve in un qualche modo dire siamo a 50 anni dal Concilio Vaticano II, c'è un Papa che è la realizzazione del Concilio Vaticano II, che vuol dire che poi non è che le cose nella storia funzionano come un interruttore, la Chiesa si rivoluziona. Io ho fatto, mi dispiace dirlo perché non voglio fare davanti a te la figura del super vecchio, io ero chierichetto con la messa in latino, suscipi, addominus, sacrificium de manibus, ok? La so fare ancora adesso, la saprei fare ancora adesso. Quindi pensa, allora, tu hai un rito millenario che cambia, e non è che poi questo è un interruttore, da quel giorno dopo siamo diventati tutti rivoluzionari. C'è avuto tempo, perché questo, il Cardinal Schember dice... Che sta facendo Papa Francesco? Sta realizzando le promesse del Concilio. Allora, io mi aspetto che la Chiesa italiana diventi pienamente conciliare. Questa è una trasmissione, i nostri telespettatori lo sanno bene, che punta molto sull'interazione con loro, e vogliamo farlo anche in questa serata speciale dedicata a Firenze. E come sempre la nostra Eugenia ci darà i contatti. Allora, raccontateci in che modo la vostra parrocchia, la vostra associazione di fedeli, il vostro gruppo sta provando ad abitare i luoghi e gli spazi della nostra vita contemporanea. Quali sono le iniziative nuove? E ancora vi chiediamo, in vista del convegno di Firenze, condividete con noi le vostre attese, le vostre speranze, le vostre aspettative. Secondo voi di chi e di che cosa oggi la Chiesa italiana deve occuparsi e preoccuparsi di più? Fatecelo sapere, chiamateci al nostro numero verde 800 22 88 96, oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it o ancora un tweet a @siamonoitv2000, oppure veniteci a trovare sulla nostra bacheca di Facebook, basta cercare Siamo Noi. Ma per i 2500 delicati che andranno a Firenze e che ci stanno seguendo in questo momento, c'è anche un invito in più, perché nel corso della diretta di questa sera vogliamo infatti rilanciare l'invito della redazione web del convegno, che ha chiesto ai delegati di raccontare proprio in un tweet con quali aspettative si stanno avvicinando all'appuntamento. Il tweet per tutti i delegati comincia così: a #Firenze2015 per, e allora ne leggiamo uno per esempio, a Firenze2015 per vivere la Chiesa che vuole ancora sperare. Bello questo tweet. Allora noi, Massimiliano, per noi è arrivato proprio il momento di andarci già a Firenze, perché lì collegato con noi c'è il nostro, in anticipo, Vito De Torre. Vito è lì con degli ospiti e ce li presenterà a breve. Buonasera,
E che ospiti? Eh sì. Io mi trovo in un locale della chiesa. Mi trovo in un locale della chiesa dei sette santi fondatori, che è diventata ormai proprio la sala operativa dei volontari di Firenze 2015. Accanto a me Cardinal Giuseppe Bettori, arcivescovo di Firenze. Buonasera Eminenza. Buonasera a tutti voi, grazie. Allora, per la sua comunità, intanto vediamo i volontari che sono al lavoro in modo frenetico, per la sua comunità è un grande impegno. Firenze diverrà proprio il terreno di confronto, di dialogo sulla Chiesa, sul modo di vivere e di interpretare il messaggio evangelico. Direi che soprattutto però prima è ancora un grande dono che mi viene fatto come pastore di questa Chiesa e che viene fatto alla città tutta, perché quel che ho scoperto in questi giorni è che questo convegno non interessa solo alla Chiesa fiorentina, che si è messa in moto sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista dell'approfondimento dei contenuti, ma anche alla città di Firenze. Mi è molto colpito che il nostro sindaco abbia voluto mettere in atto 4 incontri di preparazione sui contenuti del convegno, intendendo che questi contenuti interessassero non soltanto la vita ecclesiale, ma la vita dell'uomo, e questo era il senso del convegno, e quindi già abbiamo fatto breccia per quel che riguarda l'aggancio tra la dimensione ecclesiale e la dimensione civile in questa nostra città. Nella prossima settimana qui a Firenze la Chiesa italiana, 2500 delegati, si confronteranno proprio su come sta cambiando la Chiesa, su come vuole cambiare. Cambiare vuol dire non soltanto fare progetti sul futuro, ma anche fare autocritica. Eminenza. Autocritica, o meglio fare un'azione di discernimento, come ci ha detto il Papa, cioè bisogna sapere valutare quelli che sono i passi che abbiamo fatto positivamente dal Concilio Vaticano II in poi e quelli invece non si è riusciti a fare, e questo è un compito che tutti i convegni ecclesiali dal 1976 in poi hanno cercato di misurare. Vorrei ricordare che fu proprio un fiorentino a inventare questa formula, che voleva essere un modo di stare insieme della Chiesa. In questo senso l'aggettivo ecclesiale vale più del sostantivo convegno per la nostra formula. L'ecclesialità significa quindi portare l'esperienza di fede a confronto, quindi non un confronto di idee, ma un confronto di vita nelle nostre chiese, che vogliono misurare la loro fedeltà al Vangelo a confronto appunto con quello che sono le istanze della società, che sono istanze che soprattutto in questi ultimi anni hanno subito così forti mutamenti da chiedere davvero un grande lavoro di discernimento per poterci orientare in modo positivo verso il futuro. Eminenza, un'ultima domanda. Oggi con le telecamere di Siamo Noi siamo andati nella mensa della Caritas, dove Papa Francesco martedì a pranzo incontrerà proprio gli ospiti della mensa Caritas. Papa che incontrerà anche i delegati, è un Papa questo che qui a Firenze vuole parlare a tutti, senza alcuna distinzione, senza alcuna differenza. Questo fa parte dello stile del Santo Padre, però direi che fa parte anche dell'umanesimo fiorentino. Quando Mario Luzzi dovette presentare Firenze, l'umanesimo, a Giovanni Paolo II, disse che certo la parola uomo negli ultimi secoli è risuonata anche con degli accenti tragici e dirompenti che hanno creato lutti profondi nella storia, però c'è un'altra parola che può correggere l'umanesimo, è la parola amore, e diceva la parola amore, cioè la parola carità, è ciò che compie l'umanesimo ed è l'umanesimo più vero, e questo credo che Papa Francesco ce lo mostra tutti i giorni. Ma la storia di Firenze è questa storia, la storia, diceva ancora Mario Luzzi, che è una costellazione di astri di pietà. Noi vediamo le belle pietre di Firenze, ma dietro quelle belle pietre Luzzi vedeva appunto questi astri di pietà, di carità, di solidarietà, che travalicavano anche il circuito ecclesiale, perché questa modalità di rapportarsi al povero e al più debole è qualcosa che ha generato non solo presenze nella Chiesa, ma anche presenze nella società.
Eminenza, la ringrazio. Nel frattempo vedete ancora i volontari impegnati al lavoro. Noi torneremo a collegarci qui dalla chiesa dei sette santi fondatori e cercheremo anche di intervistare i volontari, li interromperemo in qualche modo nel loro lavoro. A te Gabriella, a te Massimiliano. Assolutamente sì, torniamo da te per ascoltare anche i giovani che si stanno dando da fare, no? Per rendere al meglio questo appuntamento. Con noi al tavolo di Siamo Noi, speciale Firenze, c'è anche Marianna Valzano. Riotta, 24 anni appena, eh? Un po' di invidia. La messa in latino non l'ha mai... Gioia per lei, 24 anni appena, lei è presidente nazionale della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ed è una delle più giovani delegate che prenderanno parte a Firenze. Quali sono le tue aspettative? Allora, noi come studenti universitari, come giovani in prima battuta mi viene da dire, che cosa ci aspettiamo? Sicuramente ci aspettiamo di vivere questa chiesa viva, questa chiesa che cammina insieme, che si costruisce in una corresponsabilità tra sacerdoti, tra laici, tra giovani, tra esperienze anche di culture diverse, di provenienze diverse, quindi che si confronta. E su cosa si confronta? Su... una necessità di una chiesa che possa essere inclusiva, che possa tenere insieme tutti gli aspetti dell'uomo. Non mi immagino un uomo tenuto insieme solo di mente, di cuore o di mani di servizio, ma proprio nella sua complessità. E allora è questo che mi aspetto, è questo che me lo aspetto e che ce lo aspettiamo forse arrivando con uno sguardo critico, mi viene da dire, critico sulla realtà concreta. Ecco, a proposito della realtà concreta, Marianna, io so che come universitari vi siete preparati al meglio, no? Per l'appuntamento di Firenze, con numerosi incontri. Ti vorrei chiedere questo: l'urgenza più importante che porterete lì, voi che siete i portatori delle nuove generazioni? Allora, l'urgenza che portiamo è quella di... guardare a quelle che sono le necessità e i desideri che i giovani hanno, i desideri di speranza, di voler costruire insieme un futuro. Mi viene da dire, cioè, noi giovani siamo un po' quelli che porteremo avanti questo percorso. Ora ci viene dato dai testimoni alcuni input, ma diciamo, l'urgenza è proprio quella di farci corresponsabili di questa costruzione. Monsignor Galantino, no? Qui mi sembra che proprio i giovanissimi delegati come lei sono un po' il valore aggiunto, mi viene da dire, di questa convegna ecclesiale, che c'è stato un grandissimo impegno da parte della conferenza episcopale, ma poi delle parrocchie, delle diocesi, per coinvolgere i giovani, per approfittare del loro entusiasmo, approfittare in senso buono, certo, dell'energia, della fretta da mare. Certo, certo, ma anche in fase di definizione proprio del parterre del convegno abbiamo chiesto esplicitamente ai vescovi di inserire i giovani, ma non ci è bastato questo. Quando è finita un po' tutta quanta l'ambaran delle iscrizioni, ci siamo resi conto ancora che non erano sufficienti quelli indicati e ne abbiamo invitati ancora altri, per dire che oggettivamente, voi avete domandato a lei cosa si aspettano dal convegno ecclesiale, io vorrei dire cosa noi ci aspettiamo anche da loro, tutti quanti. Ma proprio è bello quello che diceva lei, cioè ci aspettiamo di vedere una chiesa viva, ma questo è quello che vogliamo tutti quanti noi, una chiesa viva che ha voglia anche di essere percepita all'esterno come chiesa viva e non come la sta descrivendo qualcuno in questo momento. È una chiesa che, con le sue fatiche di esistere, fatiche di uomini, di donne, di chiesa, ma che non sono assolutamente paralizzanti per noi, non solo paralizzanti per noi. Andiamo dalla nostra Eugenia. Sì, a proposito di giovani, per essere più coinvolti potranno seguire il convegno ecclesiale nazionale anche sui social. Infatti questa è una vera opportunità di apertura, di partecipazione e di condivisione. Anche qui bisogna seguire tre parole, o meglio tre verbi, che sono segui, condividi e crea. Per seguire è molto semplice, basta avere un account Facebook, un account Twitter o un account YouTube e cercare o Chiocciola Firenze 2015 o hashtag Firenze 2015. In più, oltre a seguire, ovviamente si può condividere, basta cliccare
cliccare sui vari pulsanti condividi per pubblicare anche sulle proprie pagine i messaggi che ci sembrano più interessanti. Ma c'è anche Crea, perché si può dire la propria opinione. Basta taggare Firenze 2015 sia con la chiocciola sia con l'hashtag per poter essere, diciamo, pubblicate sulle pagine ufficiali dei social e poter esprimere la propria opinione. Torniamo ai tweet con "vado a Firenze per", perché c'è chi va a Firenze 2015 per portare tutto il carico di umanità che la famiglia sa dare, lo scrive Emma Ciccarelli, e ancora "vado a Firenze 2015 per dire che ci sono e per tutti i giovani della diocesi di Patti che come me vogliono essere veri cristiani", per rimanere in tema di giovani. Grazie Eugenia. Riotta, tu sei un grande utilizzatore dei social, eh? L'abbiamo visto anche in queste ore. Mi avete presentato come giornalista. Il giornalista che oggi non è sui social è come un giornale di carta che non ve ne dico. Non esiste. Assolutamente sì, ma ti chiedevo questo per far capire anche ai nostri telespettatori quanto sia importante che la Chiesa abiti questi luoghi digitali, sia sempre più 2.0 per raggiungere i nostri figli, i nostri ragazzi. E San Paolo si è messo a girare per il Mediterraneo andando dove c'era la gente. Non ha fatto l'eremita. Se avesse fatto l'eremita, forse per la vita spirituale di San Paolo, chissà come sarebbe andata, la storia della Chiesa sarebbe totalmente diversa. Allora, la rotta di San Paolo oggi è nei social, perché l'umanità oggi, questa è la sede per discutere se è un bene o un male, com'è, non lo so, le vecchie piazze erano piene di cose poco belle da ogni punto di vista, e quindi anche la piazza dei social ci sono tante cose poco belle, però ci sono gli uomini, le donne, e siccome questo impegno, questa iniziativa è per incontrarli, se tu oggi cerchi di trovare i giovani con un giornale di carta, non li trovi. Li trovi nei social. Molto difficile. Non li trovi. No, non li trovi. E trovi un giovane bizzarro. E invece i giovani li trovi nei social, quindi è giusto andare nei social. Sicuramente confermerà il nostro nuovo ospite, che è giovane e che molti di voi avranno già riconosciuto già durante la lettura del Vangelo di Giovanni. È arrivato Moisè Curia, ben arrivato. Grazie. È uno dei giovani interpreti, uno dei protagonisti della serie televisiva Braccialetti Rossi. Io poi ti ho appena visto in un film bellissimo di Vittorio Sindoni, Abbraccialo per me. E intanto grazie perché ci accompagni questa sera con la lettura dei brani del Vangelo che accompagneranno e scandiranno la nostra riflessione. Allora, io so che tu, come molti ragazzi, sei cresciuto con una frequentazione dell'oratorio, no? Che sì. Cosa ti porti dietro di questa esperienza, Moisè? Ma un sacco di cose. Era un luogo in cui comunque da piccoli ci si ritrova, no? Con gli amici, i conoscenti. Poi c'era questa scuola calcio che io frequentavo, che mi piaceva un sacco. E poi tanti insegnamenti, comunque dei sacerdoti che ci seguivano, tante cose, anche per quello che poi ho fatto, che quando ho iniziato a fare l'attore, comunque le prime cose le facevo in oratorio, andavo con le recite scolastiche, quindi mi porto un sacco di ricordi, tanti, tantissimi. E con la fede che rapporto avevi? Beh, bellissimo, io sono credente, sono molto devoto a Padre Pio, ho sempre avuto un rapporto molto bello con... Ma in famiglia si è sempre avuto questo stretto legame con la Chiesa o comunque con la fede in genere. Senti Moisè, allora l'interpretazione di Ruggero in Braccialetti Rossi che ti ha spalancato le porte poi a altre interpretazioni in altri film, insomma ne hai girati tanti nel frattempo, è stata una prova significativa. Per chi non avesse dimestichezza con Braccialetti Rossi, una serie che arriva dalla Spagna, che è ispirata alla vita di uno scrittore che ha trascorso 10 anni da ragazzo di sua vita in ospedale. Ecco, tutto questo ti ha esposto alla sofferenza, ti ha spinto a calarti nei panni di un ragazzo giovane come te che abita in un ospedale? Beh, sì, era... Che prova è stata? Beh, difficile. Difficile anche perché era comunque difficile, sai, vedere questi ragazzi che comunque tutti i giorni hanno a che fare con un male, no? Con una malattia che piano piano li logora sempre di più. Però anche, da una parte, ho anche visto tanti visi, tra virgolette, amici, no? Questa voglia di questi ragazzi di superare le loro paure, le loro malattie, quello che avevano, è questa lotta continua per inseguire i propri sogni, no? Il Braccialetti è un po' anche questo, no? Racconta la storia di questi ragazzi che formano questo gruppo di amici
per lottare quella malattia, per superarla, no? Dice, insieme siamo più forti. Ecco, io vi stavo ascoltando prima riguardo di questa cosa e mi era venuta in mente più che altro una domanda da fare a voi. Come la Chiesa si può rapportare, diciamo, a tutti questi ambienti ospedalieri, no? Di questi ragazzi che comunque soffrono di questi mali, no? Terribili. Cioè, cosa la Chiesa gli dice? Che come... Noi questa domanda la prendiamo, la porgiamo. Assolutamente sì, proprio para para. Sì. Ma guardate, la mia può essere la risposta non di un professionista, no? Ma la risposta di chi, sia facendo il parroco, ma anche vivendo nella mia famiglia anche, ha fatto questo tipo di esperienza, cioè di perdita di bambini, di ragazzi, anche di persone molto giovani. E io stesso più volte mi sono ritrovato ad accompagnare ragazzi semmai ammalati di AIDS. E, ho visto che non c'è, guardate, non esiste, non penso che esista un modo per accompagnare queste realtà. C'è da accompagnare e molte volte si tratta di accompagnare prima di tutto, o io direi essenzialmente con la vicinanza, con la presenza, possibilmente col silenzio, perché una delle cose che mi ha dato più fastidio una volta è stato proprio... proprio davanti a un dei miei ragazzi che era morto presumibilmente per overdose, e io stavo lì zitto a raccogliere veramente la disperazione dei genitori. È venuto uno, il quale è venuto bello fresco, lasciatemelo dire, no? E ha detto che il Signore strappa, coglie, disse, no, i fiori più belli per trasferirli nel suo giardino. Guardate, io gli avrei voluto tirare un morso in testa a questo, perché non sono cose che si dicono assolutamente. Tu lì devi soltanto stare accanto a queste persone. Allora, in quelle situazioni cosa fare? Io ho visto qualche passaggio di Braccialetti Rossi, a me piaceva moltissimo quando voi vi ritrovavate a stare insieme, no? E non mica parlavate della malattia, no. Mica vi consolavate a vicenda. Io ho visto che voi scherzavate a vicenda, certo. Cioè stavate zitti in certi momenti a vicenda. Ecco, io penso che una persona seria, prete o vescovo o laico o un diavolo qualsiasi, di fronte a queste cose non ha la ricetta in tasca. Per cui voi mi avete portato la domanda, ma se vi aspettavate una ricetta, no, vi io. Siete sbagliati. Il problema è un altro, cioè se una persona è normale, è lì per lì che coglie cosa è meglio fare. E l'esperienza, la mia breve esperienza, ma lo dico con tanta semplicità, è questa. Il più delle volte ho dovuto star zitto, pregare per conto mio, nemmeno facendolo vedere agli altri. Ho dovuto fare solo questo. Il grande lavoro preparatorio al convegno di Firenze è vissuto nella raccolta e nella condivisione attraverso il sito internet di decine e decine di esperienze della Chiesa in uscita, di umanesimo riuscito, e molte di queste esperienze riguardano proprio i giovani, come quella promossa da Don Fabrizio Ricci, giovane sacerdote della parrocchia dell'Osservanza a Cesena, e noi andiamo lì. La Porta Giovani è un'esperienza di vita fraterna e di preghiera insieme. Sono già un paio di anni che stiamo portando avanti dei progetti di convivenze che durano 3 settimane per tutti i ragazzi dai 18 anni in su. Forse la cosa più difficile da fare in convivenza è proprio lavare i piatti, perché essendo in molti, sono molti piatti, in più nessuno vuole fare questo lavoro. Il bello di queste esperienze di convivenza è proprio che le puoi fare vivendo la tua vita ordinaria, quindi chi lavora, chi studia, chi va a scuola, si supera tutto, si lascia spazio al perdono, ci si riconcilia, si va avanti, e quando si arriva alla 3ª settimana si è già tristi perché dicono ma è già finita, bisognerebbe fare di più, no? All'interno di un anno di discernimento personale che mi ero deciso di darmi, perché avevo visto che la mia vita era arrivata un po' in capolinea,
E ho voluto fare questo tipo di esperienza perché in casa ormai avevo delle dinamiche che io stesso avevo creato, per cui sentivo la necessità di rompere un po' queste catene, e per cui ho scelto appunto di venire qui senza le comodità di casa, che possono essere la mamma e il babbo che preparano da mangiare e fanno tutto il resto. Seconda, terza e quarta cosa, sono ste tre, devi tenere ste tre qui, vai, prova, vai. Passo il mio tempo molto da sola quando sono a casa, perché i miei lavorano, i miei fratelli sono sempre in giro, e invece qui è bello proprio tornare a casa perché c'è sempre qualcuno pronto ad accoglierti, che ti aspetta per mangiare. Altro che la carriola, Faber? Questa esperienza per me è imparare a prendere proprie responsabilità e esserci e conoscere se stessi a fondo, perché quando sei a casa proprio non si capiscono molte cose di sé. Abitare penso sia la parola che ci contraddistingue, anzitutto perché noi abitiamo insieme, viviamo insieme, ci portiamo a casa i problemi, le gioie e li condividiamo, e poi anche perché è proprio nell'abitare i problemi, nello starci dentro, che si possono superare, affrontare insieme. Un'idea per il futuro che ci piacerebbe vivere è quella di lanciare un ponte verso la scuola, proprio perché a scuola ci sono proprio tutti, non sono solo quelli che sono dei parrocchiani doc. Toccare qui con mano una realtà che fa così bene poi ti mette anche in cammino una volta tornato a casa. Quindi, come si può dire, come quando ti assaggia quella che è veramente l'acqua viva, poi la sete non passa più. Monsignor Galentino, le chiedo questo: se si vuole essere presenti nel mondo di oggi, direbbe Riotta, se si vogliono leggere, se si vuole leggere i segni dei tempi, ecco, occorrono strade nuove, pensieri creativi, idee innovative. Questa è la strada? Ma mi sembra di dover condividere necessariamente quello che dice Riotta, assolutamente, perché oggi i replicanti non portano e non vanno da nessuna parte, no? Abbiamo bisogno vero e proprio perché si attenti a ciò che ti sta di fronte. Ciò che sta di fronte non è un magma indefinito, è vita alcune volte accettabile, alcune volte condivisibile, ma è una vita che ti interpella. Allora, se tu vuoi essere oggi Chiesa, se vuoi essere oggi propositore di una vita piena, devi interloquire con chi ti sta di fronte e devi saper usare quel linguaggio. Ma questo lo può fare chi? Lo può fare chi questa vita piena ce l'ha già dentro, chi questa vita piena con tutti i limiti di questo mondo cerca comunque di perseguirla, perché se invece si è gente che ha soltanto in tasca delle idee, ha soltanto in tasca delle ricette e poi le scarica fuori di sé, quale che sia il volto dell'altro, quale che sia la storia dell'altro, quale che sia anche la sensibilità dell'altro, questo non serve a niente. Ecco, una Chiesa allora che ha bisogno innanzitutto, è interessante perché lì si dice in Cristo Gesù un nuovo umanesimo, cioè e guardando a Lui, se io veramente incrocio il mio sguardo con quello di Cristo, poi sarò capace anche di incrociare lo sguardo del fratello, dell'amico e di trasmettere a Lui quella gioia che mi sta dentro, a seconda se ce l'ho veramente. Senti Marianna, prima ci hai detto che cosa ti attendi dal convegno, adesso volevo chiederti, no, che cosa manca la Chiesa quando non riesce a coinvolgere, a interpellare i più giovani? È un fatto di linguaggio, di distanza? Allora, mi viene da dire che forse più che cosa gli manca, che cosa gli è necessario. E penso che quello che sia necessario in questo momento alla Chiesa per interpellare i giovani è ritornare a un'essenzialità. Cioè, e per fare questo deve cogliere un desiderio, che è il desiderio del giovane di incontrare chi? Una persona che è Cristo. E come lo fa? Ascoltando questo desiderio di amore e di speranza che noi abbiamo. Quindi entrandoci in dialogo nella realtà concreta, nelle difficoltà, nelle fatiche, perché queste le viviamo, forse anche diciamo, nella mancanza di un'identità definita che in questo momento come giovani non abbiamo.
E per fare questo la Chiesa ha bisogno veramente di tanto coraggio e umiltà. Ascolto. Noi ti ringraziamo Marianna, ti ringraziamo per aver portato qui a Siamo Noi e per portare anche a Firenze, no, la freschezza del tuo sorriso e la della tua età. La troveremo a Firenze. Noi la troveremo a Firenze. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma di Firenze, delle sfide che attende la Chiesa, parleremo subito dopo. A tra poco, qui a Siamo Noi, speciale Firenze. Bentornati a Siamo Noi, dove stiamo raccontando la bellezza e le fatiche di una Chiesa italiana che cerca la strada del cambiamento e che si incontrerà nei prossimi giorni a Firenze per condividere esperienze e proposte. Vogliamo continuare a farlo lasciando spazio ad un dialogo diretto tra Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, e il collega, un collega di valore come Gianni Riotta. L'ipotesi è di partire però da una parola, da un sentimento in disuso. E allora con Moisè e Curia noi ripartiamo dalla lettura del Vangelo. Luca, capitolo 7. In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». E accostato si toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati». Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Marco, capitolo 1. Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni. Allora venne a lui un lebbroso. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi puoi guarirmi». Messo a compassione, stese la mano, la toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. Matteo, capitolo 9. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone delle messe che mandi operai nella sua messe». Monsignor Galantino, in questo, no, in altri passi del Vangelo, Gesù ci viene raccontato come un uomo che si commuove di fronte a chi soffre, di fronte all'umanità ferita, no? Allora, riproporre l'umanesimo di Cristo significa ribadire la necessità, ritrovare la capacità di patire con gli altri? Sì, sì. Tenendo presente però che quel patire con gli altri non vuol dire necessariamente o esclusivamente soffrire con gli altri, perché non voglio fare adesso il professore da strapazzo, lo facevo nell'altra vita, no? Ma sapete, la parola compassione ha al suo interno la presenza del termine pathos. Sappiamo tutti quanti cosa significa, no? Pathos significa emozione, partecipazione, partecipazione a tutto quello che l'altro è. Guai se io mi accostassi all'altro sapendo già cosa devo dargli o cosa voglio dargli. A me piace pensare che Gesù, anche quando ha incontrato la mamma del ragazzo, quando ha incontrato queste realtà veramente bisognose della sua presenza, mi piace pensare che Gesù non abbia soltanto dato, non abbia soltanto dato, ma abbia ricevuto da questi, cioè che se sia uscito da questi incontri anche lui arricchito. Dico questo perché io devo dirvi, molte volte, come tantissimi sacerdoti, no, ho dovuto incontrare situazioni belle, ma moltissime volte ho dovuto incontrare anche situazioni molto, molto faticose. Ne ricordo una che purtroppo è finita soltanto qualche giorno fa,
con Tonino, un ragazzo della nostra comunità, no? Tonino Tressante. Ecco, ma l'incontro con loro, ecco, compatire questi ragazzi, non voleva dire mettermi dalla mia... Prima Marianna diceva, no, che vogliono una chiesa più umile, vogliono più umiltà, ma umiltà, guardate, significa questo, significa sapersi mettere veramente sullo stesso piano dell'altro, no? Quindi compatire vuol dire questo, provare forte il sentimento di vicinanza all'altro e dell'altro, ma anche a te, anche a te. E se immaginassimo un Gesù che percorre oggi come allora le strade nel nostro tempo, per cosa proverebbe questo sentimento di compassione così come l'abbiamo... Ma io penso che proverebbe compassione per le stesse persone o categorie, tra virgolette, di persone con le quali o verso le quali lui ha avuto compassione. Gente affamata, ricordate quante volte lui è intervenuto. Ma attenti, perché non c'è soltanto... Oggi c'è molta, molta fame anche materiale. Ma guardate che la fame di identità, diceva prima Marianna, no? La fame di realizzazione di sé, la fame anche della dignità, è molto più grave. Quindi Gesù sicuramente punterebbe i suoi occhi, che la Chiesa deve puntare i suoi occhi su coloro i quali vedono la loro umanità, il loro umanesimo negato. Ma a suo giudizio oggi da chi è soffocata la nostra capacità umana di provare compassione? Ma la domanda è molto difficile. È soffocata, secondo me, da un eccessivo ripiegamento nostro su noi stessi. Il Papa in questi ultimi tempi sta invitando la Chiesa a non essere autoreferenziale, a non essere ripiegata su se stessa, a non badare soltanto alla sua autorealizzazione. Guardate che dietro c'è praticamente la denuncia da parte del Papa di quella che è la malattia mortale di oggi, cioè il ripiegamento su se stessi, il proprio tornaconto. Guardate che i grandi guai che stanno succedendo oggi, ma che succedevano anche prima, hanno una sola matrice: l'egoismo, il ripiegamento su se stessi, il tornaconto personale. E quante forme di egoismo oggi vediamo? Penso ad esempio a tutte le polemiche sull'immigrazione. Riotta, dicevi prima che la forza di Papa Francesco è quella di non dividere, le persone, l'umanità, in credenti e non credenti. Io credo che proprio la compassione possa essere un valore che possa unire credenti e non credenti. Ecco, ti chiedo se valorizzando nuovamente, evitando che si soffochi, la compassione possa essere la soluzione da condividere per cercare risposte alle ingiustizie che oggi ci circondano. La risposta alla tua domanda sta nello slogan di Firenze, che dice un nuovo umanesimo. Allora, dovremmo forse ricordarci un po' tutti quanti qual è il vecchio umanesimo? Cioè, noi adesso si va a proporre un nuovo umanesimo, ma qual è quello vecchio? XIII, XIV secolo, tu hai un'umanità che esce dal Medioevo e in cui l'uomo fondamentalmente con una sua dignità non esisteva, perché esistevano grandi sistemi sociali che lo schiacciavano. Nel mondo classico, a Roma, esisteva il cittadino, esisteva il soldato, ma non è che tutti avevano pari dignità. Il primo che dice tutti gli uomini hanno pari dignità nel mondo occidentale è il messaggio cristiano, che dice non importa se sei imperatore o sei uno schiavo, se sei un grande sacerdote o sei un contadino analfabeta, come erano analfabeti allora tutti i contadini, tu hai una dignità umana, hai una dignità umana. A proposito di quanti anni servono perché passi i messaggi, serve poi l'umanesimo. Non a caso avete scelto Firenze, perché Firenze è anche la culla del primo umanesimo. Dopo gli anni del Medioevo, il vecchio umanesimo dice, anche in polemica con la Chiesa di allora, anche in polemica con la Chiesa medievale di allora, dice dobbiamo ritrovare la dignità dell'uomo. Poi nel Novecento l'abbiamo ripersa, perché abbiamo dei campi di concentramento. Adesso noi siamo bravi a dire Roma, vergogna, gli schiavi, Medioevo, vergogna, i servi della gleba. Se non avessimo avuto i campi di concentramento pochi anni fa e se non avessimo avuto i cameraman che fanno inciampare i profughi siriani ieri l'altro. Quindi noi non siamo migliori né degli antichi romani né degli uomini medievali. Allora io credo, capisci, che la compassione nel nuovo umanesimo oggi sia questo: tornare a dire nel secolo dei social media,
attento perché tu sei social, però se nella rete social ogni nodo singolo delle persone, un ragazzo, un anziano, una persona, un vecchio, un sacerdote, un laico, si sono persi, se l'individuo, l'uomo o donna che sta al centro della rete social si perdono, la somma del social diventa una mostruosità, non qualcosa di positivo. La parola opposta, Monsignor Galantino, a condivisione e divisione, da cui purtroppo non è immune nemmeno la Chiesa. E lo stiamo vedendo tristemente in questi giorni di fiducia tradita e documenti rubati, o no? Cosa volete che vi dica? Quello che vuole. Ma devo dire soprattutto questo, che il problema evidentemente c'è, l'hanno detto tutti quanti, che c'è stata questa fiducia, come ha detto l'Avvenire in un titolo secondo me lapidario, no? Il tradimento, è stata rubata la fiducia. Ecco, messo a parte questo dato, e con tutti quanti poi i risvolti che ne sono venuti fuori con queste pubblicazioni, mio parere interessate, che sono soltanto frutto di un desiderio, il desiderio di far soldi a qualsiasi costo e su qualsiasi realtà, messo a parte tutto questo, evidentemente c'è una Chiesa qui che comunque è chiamata ad interrogarsi. È chiamata ad interrogarsi, ma come di fatti sta facendo, come di fatti Papa Francesco sta facendo. Probabilmente qualcuno che ha letto questi libri o sta sentendo questi libri non si sta rendendo conto che quelle cose sono realtà, sono cose scritte, è voluto che si scrivessero da parte di Papa Francesco per dare uno sguardo su realtà che evidentemente non assomigliano assolutamente a quello che Gesù vuole. Per cui non è che hanno fatto questa grande scoperta. Ripeto, rimane la gravità, se è vero che la descrizione, perché teniamo presente anche che lì c'è, ci sono descrizioni strumentalizzate, accostamenti assolutamente non giustificati, ma al netto di tutto questo io vado a capire dove ci sono delle negatività, e ci sono delle negatività anche dentro di me, anche dentro di me. Ecco, questo, il farle venire fuori, cosa significa? In questo momento secondo me deve significare una sola cosa, un sentirci come Chiesa chiamati veramente a fare qualcosa di bello per Cristo, per testimoniarlo seriamente. Riotta, no? A fine ottobre tu hai scritto per la stampa un articolo in cui facevi proprio l'elenco di tutti gli attacchi strumentali, no? Nei confronti di Papa Francesco. L'articolo mi sembra che fosse in prima pagina, aveva proprio come titolo la calunnia per fermare il cambiamento. Allora, tu pensi che tutto quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, la pubblicazione dei libri, gli eventi delle ultime ore, fa parte dell'offensiva di chi vuole interrompere quel cambio di direzione, di passo che tanto sta a cuore a Papa Francesco? Ti do due risposte, brevissime entrambe, una da cronista e una da persona. Allora, quella cronista è che Ratzinger non è ancora Papa, e il Venerdì Santo, facendo una predica drammatica in Mondovisione, dice la barca della Chiesa è circondata da un mare, ma un mare sporco. Allora, già allora questo suonò per tutti come un messaggio terribile, shakespeariano, biblico, e quindi voleva dire Ratzinger, futuro Papa, c'è un problema. Questo problema l'abbiamo visto, questi problemi sono tanti, e certamente questi fatti che finisco la risposta da cronista sono estremamente gravi. Io credo che se io fossi un cronista che si occupa stabilmente di queste cose, sai cosa farei? Manderei le mie domande al Papa. Io direi, caro Papa, è vero che questo non funziona? È vero che non aspetterei un po' passivamente che qualcuno, o corvo o altro uccello che sia, ornitologicamente, io direi, caro Papa, io vorrei aiutarti a pulire la Chiesa. Mi dici la cosa peggiore che non funziona? E senza corvo arriverebbe una colomba che mi dà notizia. Questo lo dico per dire che non mi piace tanto, le notizie vanno sempre date, però non mi piacciono le notizie che arrivano in una scatola di scarpe, mi piacciono le notizie che si cercano ascoltando le persone. Questo lo dico da cronista. Fammi dire una cosa da persona. Sai perché questi poi fatti hanno un effetto deflagrante? Perché tutto quello che non funziona nella Chiesa ha poi, qual è l'effetto peggiore? Che tanti di noi cercano qualunque scusa per essere pessimi, per essere cattivi, per non credere, per non la mattina non svegliarsi e fare la cosa giusta. Allora, quando vengono questi scandali da parte di persone di Chiesa, questa per noi peccatori è la scusa che mi diciamo, vedi,
così fanno tutti, sono loro così. Questo è il vero scandalo che di evangelico, questo è il vero scandalo. Allora, tra gli esempi, no, di umanesimo realizzato, di qualcosa di più delle semplici buone pratiche in questi mesi, no, di preparazione dal sito ufficiale, molte riguardano la chiesa locale sul fronte del lavoro, della disoccupazione. Noi siamo andati a Gragnano, quindi in provincia di Napoli, per raccontarvi un'esperienza che abbiamo voluto definire di creatività ecclesiale. Vediamo. Abbiamo investito su quella che sono, su quelle che sono le risorse del nostro territorio. A Gragnano non si produce né petrolio né altre cose assurde, ma si fa pasta. Quella è la nostra risorsa. In fase embrionale abbiamo un po' bussato alle banche, le istituzioni che dovrebbero diciamo finanziare un qualche cosa del genere. Beh, lì abbiamo trovato le porte chiuse perché si è giovani, perché non si possono dare garanzie, o magari non si è capaci di avere un garante forte alle spalle che ti potesse coprire i rischi. Poi sono intervenute le nostre famiglie. Dove non è potuta intervenire la famiglia, è intervenuta l'altra famiglia, che è quella della nostra comunità. Quando la comunità ha bisogno di un aiuto, di un sostegno, Don Luigi suona le campane, come si suol dire, chiama a raccolta la comunità, i parrocchiani, illustra la necessità, che quella che occorre, e i parrocchiani si autotassano per risolvere i problemi della comunità. Il progetto nasce da un'iniziativa dell'associazione La Pasta è Buona per Tutto. 28 ragazzi si misero insieme per cercare di valorizzare la pasta. Solo che il lavoro era tanto e la retribuzione per tutti e 28 era scarsa e sono rimasti solo 4 di loro. Però questi 4 volevano a tutti i costi fare il pastificio e noi li abbiamo supportati e abbiamo messo su questa proposta di prestito. Sono 200 famiglie che in maniera molto diversa, per quello che hanno potuto, hanno contribuito. C'è chi ha dato 5.000 euro e c'è chi ha dato 20 euro. Non conta la quantità, conta il fatto che ognuno ha voluto essere presente, ha dato quello che ha potuto. Per i ragazzi si fa tutto. Siamo stati ben vede nel nostro possibile di aiutare. Facciamo parte della famiglia parrocchiale. Questi ragazzi sono come i nostri figli e ogni padre, ogni buon padre di famiglia aiuta questi ragazzi. Essendo la nostra, la parrocchia, la famiglia delle famiglie, mi è sembrata la cosa più naturale di questo mondo. Sono andata a casa, ne ho parlato a mio marito, ai miei figli e ho detto la mia idea. È quella di dare un piccolo contributo come prestito e per l'attuazione di questo progetto. Solidarietà non è solo contribuire economicamente rispetto a, ma essere partecipi del progetto, essere partecipi della vita dell'altro. È quella iCare di cui parlava Don Milani, mi interessa, mi stai a cuore, io ci tengo a te. Quando si prende sul serio l'iniziativa di giovani, il desiderio di un cambiamento e quando si ascolta anche una proposta come quella del progetto Policoro che non nasce qui ma che mette insieme tante altre esperienze e quando soprattutto si coinvolge la comunità e allora si fa esperienza del regno di Dio che cresce. Dinanzi a una proposta seria e coraggiosa, all'impegno della parrocchia e dei parroci, al coraggio dei giovani e all'iniziativa concreta, molti, ben al di là delle nostre aspettative, hanno detto il loro sì. Diciamo che un po' ci siamo convertiti anche noi, lasciando lo spirito agire e portarci dove volevamo.
Riotta, questa storia è bellissima. Qui c'era un sogno da parte di un gruppo di ragazzi, che quello di aprire era quello di aprire un pastificio. Allora che è successo? È successo che la comunità parrocchiale si è mobilitata e ha prestato i soldi a interessi zero a questi ragazzi che tra pochissimo inizieranno la produzione della pasta a Gragnano, no? Che è la terra della pasta qui in Italia. Ma lei immagina, essendo 25.000 le parrocchie italiane, che rivoluzione sarebbe? E guarda, è una storia, spero che nessuno si offenda, è detto da me un grande complimento, americana. E questa cosa le fa la Chiesa americana, no? E noi qui siamo abituati a magari grandi investimenti o grandi piani. Invece la Chiesa americana, che spesso anche nel passato è stata più minoranza, fa queste piccole cose che poi da una piccola scintilla diventano eccetera. Quindi io penso che questo si possa fare e penso che sia un fecondo proprio esperimento e laboratorio in cui culture diverse partono e vanno insieme, soprattutto nel mezzogiorno. Monsignor Galantino, no? Ecco, soprattutto al mezzogiorno, diceva Riotta, ma insomma l'attenzione della Chiesa nei confronti del mondo del lavoro, ma soprattutto della disoccupazione giovanile, non è questione dell'ultima ora, no? Abbiamo sentito il Vescovo di Sorrento che citava proprio il progetto Policoro, che se non sbaglio nasce proprio all'indomani di un convegno ecclesiale circa 20 anni fa, no? È nato giusto 20 anni fa, giusto 20 anni fa, ad opera di Monsignor Operti, Don Mario Operti, un sacerdote illuminato, straordinario, un sant'uomo veramente. Ma vedete come la santità poi veramente dà occhi chiari, occhi capaci di vedere dove stanno i bisogni. E proprio il progetto Policoro è nato 20 anni fa, ma è nato perché? È nato proprio perché la Chiesa ha sentito l'esigenza di passare dalle parole ai fatti, aiutare i nostri ragazzi a passare da una mentalità, è nato al sud, no? Passare da una mentalità assistenzialista a una mentalità invece di protagonismo. E questo è stato fatto non sostituendosi a loro, ma attraverso una formazione seria, formazione professionale. Guardate che l'esperienza di Gragnano non è unica. Ci sono 129 diocesi in Italia che di fatto hanno queste realizzazioni. Ci sono almeno 700 segni di questo genere, non tutti della stessa maniera, ma che hanno queste realtà. Secondo me, io farei un appello al governo, no? Ecco, visto che non l'abbiamo per niente evocato, bisogna farlo, no? È la nostra realtà. Il nostro governo ha un problema grave, che è il problema del lavoro dei giovani. Scusate, questo non è un esempio? Altre realtà che nel progetto Policoro, attraverso anche l'aiuto che viene dall'8 per 1000, perché con l'8 per 1000 si stanno facendo queste cose anche, attraverso il prestito della speranza, il credito d'impresa, sono tutte realtà che nella nostra Chiesa italiana, attraverso l'8 per 1000 e il coinvolgimento delle singole comunità, sono vive. Allora io perché invocavo il governo? Abbiamo questo grave problema della disoccupazione giovanile, vogliamo metterci insieme per far diventare non una, ma 100, 1000, 1 milione di questa realtà. Sicuramente avremo tanti nostri giovani che cominciano a credere un poco di più in noi adulti. E allora Riotta, abbiamo parlato di compassione, no? Qui c'è la lotta alla disoccupazione giovanile. Io credo che anche questo sia un campo dove non ci debba essere differenza tra credenti e non credenti, o no? Ma assolutamente. Lo accennava anche Monsignor Galantino con l'appello forte al governo. Sai, assolutamente no, perché tieni presente che oggi il lavoro, e in questo noi in Italia siamo particolarmente indietro, che tutti vogliamo creare lavoro, ma oggi non è che crei più lavoro facendo un'industria con una catena di montaggio o arando i campi. Oggi il lavoro lo crei dove esiste, cioè nel mondo digitale, nel mondo della cooperazione, in Italia nel mondo del turismo, in Italia nel mondo dell'agroalimentare. Allora, e non è che tu oggi puoi dire, dov'è che io spesso storco un pochino il naso quando sento delle robe, oggi tu hai delle strutture che inevitabilmente perderanno lavoro, l'industria classica perde lavoro, ma non fosse altro perché prima per costruire un'automobile ci vogliono 50 operai, adesso te ne bastano molti meno, è quasi tutto robotizzato e non bastano gli operai che costruiscono il robot. Allora la scuola è il luogo in cui oggi tu crei il lavoro, perché se la gente non impara il sapere della nuova società, non può lavorare, non può neanche leggere le istruzioni, non può accendere la macchina e il computer. Spesso negli Stati Uniti
è proprio la Chiesa Cattolica nel ghetto l'unica scuola possibile dove puoi andare. Anche qui ci sono esperienze di questo tipo. Io credo che se non lavoriamo nella scuola insieme, non risolviamo il problema del lavoro, perché oggi non avrai più, apriamo una grande fabbrica, 500.000 fiori, 1972, questo non ci sarà. Quest'epoca è superata. Ed è un racconto che so, qui siamo noi, stiamo facendo anche giorno per giorno. Monsignor Galantino, no, prima accennava al progetto Policoro, che tra i tanti meriti è quello di aver reso i giovani protagonisti. Quanto sarà protagonista il lavoro a Firenze? Ma a Firenze non è soltanto il lavoro che sarà protagonista, saranno protagoniste tutte le realtà che toccano l'uomo, e quindi c'è il lavoro, c'è il pensiero, c'è la storia e la vita familiare fatta di mamme, papà di famiglia che vengono chiamati a vivere la loro esperienza. Si parlava di scuola, ci sarà la scuola, c'è la scuola, una scuola alla quale il governo sta dando attenzione, no? Sta dando attenzione, ma un'attenzione che non è ancora sufficiente, e lo sappiamo tutti, perché senza formazione non si va da nessuna parte, senza investimento nella formazione non si andrà da nessuna parte. E allora tutto questo a Firenze verrà certamente preso in considerazione, e non si confronteranno lì delle idee, ma si confronteranno proprio delle vite, delle esperienze. Per cui sarà interessante anche vedere i nostri ragazzi, i nostri operatori, cosa ci chiederanno. Siamo curiosissimi anche noi e seguiremo questo evento con attenzione. Intanto io saluto Riotta, che purtroppo ci deve lasciare. Grazie, è stato voi. Un piacere grazie averlo qui. Il nostro racconto di che cosa sarà Firenze, veramente il volto della Chiesa, i mille volti di una Chiesa in uscita, prosegue naturalmente subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi. Rientriamo in studio al nostro speciale dedicato al convegno ecclesiale nazionale che apre i battenti, però proprio a pochi giorni della chiusura del sinodo sulla famiglia. È un sinodo dove sono risuonati molto forti i racconti, le esperienze delle tante chiese locali impegnate ad accompagnare, ad assistere i credenti separati. Esperienze che si sono rivelate veramente pienamente delle occasioni di guarigione, di pacificazione interiore per molte persone, come ha potuto sperimentare in prima persona Cristina Amoroso, che è qui con me. Buonasera. E che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie davvero. Allora, Cristina ha 42 anni, mamma di due figlie. Sì. Dove vive? Che cosa fa? Allora, io vivo a Pescara, sono una maestra elementare e sono separata da diversi anni, ho vissuto questa realtà. E, diciamo che da circa 6 anni sono separata legalmente e ho cominciato un percorso che prima di tutto è stato... Io ti interrompo, Cristina, sì. Perché ci arriveremo al percorso, sì. Per capire prima la ferita che questo percorso ha guarito e per comunicarla. Sì. Volevo partire da questo, no? Tu avevi 23 anni quando ti sei sposata. Sì. Allora volevo chiederti che ragazza, no, era quella ragazza che ha voluto dire un sì davanti all'altare e davanti agli uomini, no? Era una ragazza, so, che frequentava la parrocchia, che aveva delle convinzioni forti. Sì, sono cresciuta in una famiglia cristiana, praticante, quindi sono stata catechista, ho frequentato gli scout, l'Azione Cattolica. Per me la fede era pane quotidiano, frequentare la chiesa, pregare, era tutto normale per me, rivolgermi al Signore, sentirmelo vicino, essere guidata dalla sua parola. E quando mi sono sposata sicuramente credevo tantissimo nel mio matrimonio e in quello che stavo facendo, ero una ragazza innamorata. Tuo marito era un po' più grande? Sì, 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 mio marito aveva 8 anni, ha 8 anni più di me. E il percorso nostro è stato poi un po' diverso. Perché, ecco, subito dopo il matrimonio, sì, sono arrivate le prime difficoltà. Sì. Che tipo di difficoltà erano? Ma soprattutto legate anche alla fede, perché io ho continuato a frequentare la parrocchia, a seguire un certo tipo di percorso. Però da un certo punto in poi lui questo percorso con me non lo ha seguito più, quindi abbiamo preso due strade diverse e questo comunque ha comportato tante differenze tra noi. Era una cosa che dava adito a discussioni, che ti faceva particolarmente soffrire questa? Beh sì, mi sono sentita sola. Comunque è un cammino che poi da soli non ha senso se si sta in famiglia.
Le vere difficoltà poi sono nate con la nascita delle bambine, perché abbiamo avuto dei punti di vista diversi nel nostro approccio educativo. Quindi da lì si è scatenata questo conflitto forte fra di noi. Era un conflitto forte e c'era anche una forte aggressività, no? Beh sì, ma dovuta anche alla mancanza di comunicazione. Quindi... Si intuisce già dalle parole che usi una pacificazione interiore, sì, no? Uno sguardo diverso con cui guardi il passato. Sì. Io, perdonami se ti porto, no, a riguardare quel passato mentre lo vivevi. Sì. Che cosa ti ha spinto a decidere di porre di uscire da quel rapporto con le tue figlie? Intanto quanti anni avevano quando hai preso la decisione, insomma? Loro erano molto piccole, avevano 6 e 9 anni, quindi la decisione è stata proprio quella di portarle anche via da tutto quel malessere, perché fra di noi si era creata veramente una situazione di forte disagio, di forte dolore quotidiana. Quindi le bambine di riflesso vivevano quella situazione, quindi era un atto dovuto a me stessa e a loro, e forse anche a lui, perché comunque nessuno di noi quattro viveva bene. Cristina, una scelta molto sofferta, sì, tanto. L'ideale della famiglia, del tuo matrimonio che va in pezzi, no? Tra l'altro tu che venivi da una famiglia forte, molto affiatata, a cui non avevi detto nulla del suo tormento interiore fino ad allora. No, è stato un dramma un po' per tutti quelli della famiglia, dei miei genitori, ma tutti abbiamo sofferto... Di questo momento, di questa separazione. È stata una separazione che ha coinvolto veramente tutto il mio mondo. È crollato, anche la fede? Sì. Che è crollato tutto, perché io confidavo molto nell'aiuto del Signore. E per me è stato un tradimento. L'ho vissuto veramente male, perché pensavo che Lui avrebbe dovuto prendersi cura di me, avrebbe dovuto proteggermi. E invece per me quello non era avvenuto in quel momento, quindi mi sentivo veramente sola. Quindi ti sei allontanata, sì. Hai vissuto questo, una sorta di abisso proprio di solitudine, sì, da sola. Di buio. Tante di buio, tante persone hanno cercato, da cominciare i familiari, di proporti delle vie d'uscita, anche dei percorsi di fede. Tu fermamente hai sempre detto no, 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 no. Fino a che è arrivato un sì. Un sì che hai dato, in quali circostanze e a chi lo hai dato? Ma faccio una premessa, credo che quel sì sia dovuto al fatto che tante persone della comunità di cui faccio parte oggi hanno pregato per me, tante che oggi mi riconoscono quasi come una figlia di fede, perché se non fosse stato veramente per la loro caparbietà nel pregare per me per tanti anni, perché io sono stata lontana dalla Chiesa e dal Signore veramente per tanto tempo, troppo. Quindi queste preghiere dove ti hanno condotto? Mi hanno condotto a dire questo sì, a questo messaggio che mi è arrivato, a questa proposta di questo percorso che si chiama Ricomincio da me. E un sacerdote che ha un nome. Sì, che poi Don Valentino Iezzi, che devo veramente ringraziare perché ha cambiato la mia vita con questo invito. E mi è stato proposto appunto di partecipare a questi incontri per separati. Prima di allora io avevo provato ad avvicinarmi a diverse realtà parrocchiali, ma avevo vissuto dei rifiuti, dei no, sia nella partecipazione sia nel mio modo di propormi, proprio perché vivevo la realtà della persona separata. Cosa hai trovato lì in quel percorso che non avevi trovato da nessun'altra parte? Accoglienza. Prima di tutto accoglienza, comprensione. E nel percorso si affrontavano temi non solo religiosi ma anche molto psicologici. Potevamo parlare veramente del nostro dolore, eviscerarlo in qualche modo, comprenderlo, fino ad arrivare anche a quello che secondo me è stato il momento più importante di questo percorso, il perdono. Perdono prima di tutto per me stessa. Non pensavo di dovermi perdonare, invece è stato un momento molto forte per me nel mio cammino. E poi il perdono per gli altri, per tutti gli altri. Quanto è durato questo percorso? Allora, il percorso è durato 3 anni. In realtà, già dopo il primo anno io ho cominciato poi a prestare servizio. Ecco, perché il percorso, poi lo vedremo, sì, meglio nei dettagli, prevede un coinvolgimento, sì, anche, no? Sì.
Ecco, questo essere coinvolti, come dire, passare, tra virgolette, dall'altra parte, ascoltare le ferite di altri che hanno vissuto esperienze come le tue, no? Ti ha portato a vedere quali sono le ferite maggiori con cui ti sei dovuta confrontare, quanto diverse da quelle che avevi avuto tu? Ma le ferite sono più o meno sempre le stesse, il dolore, la rabbia, la poca stima di sé, però sono molto contrastanti, a volte le esperienze sono molto diverse, però sono comuni. Il fatto di poterle condividere con altre persone, il fatto di sentirsi compresi, non giudicati e anche in qualche modo coccolati, guidati, ci si ritrova un po' a parlare la stessa lingua. Il fatto di trovare persone che capiscono il tuo dolore, la tua situazione, le difficoltà con i figli, è importantissimo. Tant'è che le persone veramente escono felici da quegli incontri, sollevate, e tanti ridanno nella comunità, nel servizio. Quello che hanno ricevuto. Sì, non solo in quella realtà, ma in tante altre. Cristina, si sente, no, dalle tue parole che c'è una serenità ritrovata, il tuo cammino insomma continua, quindi vedremo che cosa il futuro ti riserva, sì. Però vorrei chiederti, no, tu che hai vissuto e che vivi la condizione, no, di credente separata, che ha visto fallire un matrimonio poi durato tanto, 13 anni, sì. No? Di che parole, di che gesti ha tanto e fortemente bisogno un credente separato? E dunque cosa ti aspetti anche da un'esperienza come il convegno di Firenze? Io mi auguro fermamente che ci sia un'accoglienza, che possano i separati sentirsi parte di una comunità, parte della Chiesa, perché sono parte integrante. Purtroppo siamo tanti, saremo sempre di più, ma abbiamo un estremo bisogno di sentire il Signore Gesù vicino, che possa guarire le nostre ferite, come quelle degli altri, e che possiamo camminare insieme. La parola che mi sento di dire di più è proprio questa accoglienza. Su questa parola io intanto ringrazio Cristina Amoroso per aver condiviso la sua testimonianza, il suo racconto, la sua storia, però vi restituisco. Grazie a voi. Allora, Monsignor Galantino, Firenze arriva dopo il Sinodo delle Famiglie, no? E a Firenze non potrà fare a meno di raccogliere quanto emerso dal Sinodo, perché una Chiesa in uscita, una Chiesa della misericordia, deve sapere anche trovare la strada per accogliere Cristina, no? Che ci ha detto, ci ha spiegato, io avevo ricevuto tanti no, poi finalmente ho trovato la strada giusta. Ecco, questa strada giusta la Chiesa la deve trovare per sapere dare risposta ai tanti credenti feriti dal fallimento del loro matrimonio, è così? Sì, io così darei una risposta su due livelli. La prima è proprio quella che invocava Cristina, cioè una Chiesa che sia sempre una Chiesa più accogliente, una Chiesa che... Ma questo lo dicevo all'inizio di questa trasmissione, no? Che ricalchi un poco di più questo atteggiamento di Gesù, il quale non ha giudicato, non ha giudicato. Ricordiamo i famosi episodi dell'adultera, questi episodi particolari, ma quella del lebroso, perché io torno su quell'esperienza, perché molte volte purtroppo noi ci arroghiamo il diritto di ritenere piaghe incurabili alcune storie che sono storie di sofferenza, di grande sofferenza. Allora le parole che sono emerse qui dentro, una Chiesa più umile, una Chiesa che non ha sempre la consapevolezza, che sa di avere il Signore dalla sua parte, ma che è il Signore Gesù, non quello che mi sono costruito io, che è il Signore Gesù, non colui il quale mi dà le ricette pronte, è veramente colui il quale ha un cuore grande, e una Chiesa che non abbia paura, non abbia paura di amare le persone, di accogliere la Cristina di turno, ma che sono veramente tanti, una Chiesa che non ha paura di fare questo, anzi ritiene che quanta più attenzione rivolge a queste realtà, che ripeto sono realtà di umanesimo negato, quando più attenzione rivolge a queste persone, a queste storie, tanto più sente di essere veramente la Chiesa di Gesù Cristo, e non la Chiesa che io ho cercato con le mie idee, con le mie fissazioni, con la mia stupidità di cercare di costruire. Non è quella la Chiesa, è la Chiesa di Gesù.
accoglienza, abbiamo sentito più volte questa parola dal racconto di Cristina, accoglienza che è già concreta nella parrocchia di Don Valentino Iezzi, evocato già nel di Don Valentino Iezzi, che già abbiamo evocato, no, nel dibattito con Cristina. Io le chiedo però di aiutarci, Don Iezzi, a spiegare meglio questo progetto che la nostra Cristina ha soltanto accennato. Ricomincio da me. Di che si tratta? È un'esperienza che è nata con un dato di fatto. Mi sono ritrovato con delle persone separate che venivano a messa una decina di anni fa, e allora ho detto: se il Signore mi mette delle persone separate in chiesa, devo fare qualcosa per loro. E quindi ho cominciato a pensare. La prima cosa, ho chiesto al Vescovo, siccome diversi di loro erano riaccompagnati e non potevano ricevere l'Eucaristia, ho chiesto al Vescovo la possibilità al momento della comunione di dare la benedizione, perché sono dei battezzati e come battezzati restano benedetti. Questo primo segno già li ha avvicinati e hanno cominciato a portare altri amici loro. E poi aumentando il numero di queste persone, poi io parlo molto, faccio molti dialoghi con le persone, aumentando il numero delle persone che arrivavano, mi sono detto: dobbiamo provare a non solo ad accoglierli, ma anche a dargli la possibilità di fare un cammino di fede. Prima di tutto per guarire le loro ferite e poi per reinserirsi nella Chiesa, no? Perché sono tutte e due importanti le cose. Aiutarli a sanare le ferite, però non farli rimanere un ghetto, una setta, ma reinserirli poi dentro la comunità. E quindi abbiamo fatto un ritiro di un weekend, sono venuti più di 20-25 separati, mi sono fatto aiutare dai miei collaboratori, e in quel ritiro ho visto veramente come queste persone, parlando del perdono, parlando dei sensi di colpa, parlando di tutta la solitudine, tutto ciò che vivevano, sono rinate. E da lì, l'anno successivo, abbiamo iniziato un percorso che si è andato costruendo e strutturando. Ecco, come funziona questo percorso? Questo percorso oggi, dopo 7-8 anni, è un percorso di 3 anni. Si fa un incontro nel primo anno, questo percorso ricomincia da me, si fa l'incontro ogni 15 giorni, si fa una specie di aperitivo cenato dove vengono invitate le persone separate, e in questo aperitivo io ho uno di loro che ormai fa parte della mia equip, fa una catechesi, una riflessione su un tema. Nel primo anno è quindicinale, nel secondo anno e nel terzo anno è mensile. Nel primo anno i temi sono proprio quelli che riguardano le conseguenze immediate della separazione, perché ci sono i conflitti col partner, c'è una riconciliazione da fare, c'è da affrontare il problema dei figli, e quindi tutte le tematiche del primo anno riguardano queste situazioni qua. E quindi nel primo anno la persona riprende il contatto con se stessa, perché la separazione ti spacca. Poi negli anni successivi? Secondo anno, cioè, si inizia un'esperienza più spirituale, perché attraverso dei brani del Vangelo ci si confronta con le situazioni che vive il separato, e quindi iniziano un percorso di fede, e nel terzo anno, proseguendo questo percorso di fede, c'è l'apertura al servizio, perché chi ha ricevuto deve ridare, e contemporaneamente c'è il reinserimento anche nella comunità, perché nella nostra parrocchia ci sono tantissime esperienze spirituali a cui partecipano e tante esperienze di servizio. Il percorso poi finisce nel terzo anno? E chi vuole continua facendo servizio o con i separati o all'interno della parrocchia. C'è chi fa le cose più diverse, c'è il servizio dell'adorazione, c'è il servizio del catechismo, c'è il servizio della pulizia della chiesa, ci sono tanti altri servizi attraverso i quali vengono inseriti. E la cosa bella è che non vengono solo dalla mia parrocchia queste persone, ma vengono da tante parti, perché in altre parti purtroppo questa questo è ancora possibilità negato. Non c'è. No, non c'è la possibilità, non è negato. E allora, bella esperienza, no, Monsignor Garantino? Bellissima, bellissima, perché questa è la Chiesa, che veramente riesce a parlare, questa è la Chiesa che la gente oggi vuole incontrare, ma non mi riferisco soltanto ai separati che vogliono questa Chiesa, ma la gente normale questa Chiesa vuole, questa Chiesa che non mette paletti, ma non perché tutto fa brodo, ma perché veramente riscopre in questa realtà, in questa attenzione, l'attenzione di Gesù a tutti, a tutti.
È una chiesa italiana dell'accoglienza e della partecipazione, certamente quella che si è trovata di fronte in questi mesi. Chiara Giaccardi, sociologa, docente presso l'Università Cattolica di Milano, impegnata personalmente nella preparazione del convegno di Firenze, nella raccolta delle esperienze attivate da moltissime diocesi italiane. Benvenuta al tavolo di Siamo Noi in questa serata così speciale. Anche dal materiale raccolto, professoressa Giaccardi, emerge un'evidenza: che la famiglia di fatto resta al centro delle esperienze pastorali della Chiesa italiana, ma ne è nello stesso tempo una risorsa sempre più preziosa. Quanto preziosa? Preziosissima, perché siamo abituati a considerare appunto la famiglia in crisi, la famiglia sotto attacco, la famiglia in difficoltà, la famiglia bisognosa di assistenza. Tutto questo è vero, ma è altrettanto vero il fatto che la famiglia è resiliente, anche a fronte di attacchi, di difficoltà, di una crisi antropologica, culturale che la attacca da tutti i fronti, cosa non nuova per la verità, perché è sempre stato così. Guardini lo diceva negli anni 50 che la famiglia era sotto attacco. A fronte di tutto questo la famiglia riesce ad attivare comunque delle risorse, a essere un luogo che sprigiona un'energia in grado di, non sempre di vincere, però di accompagnare anche i suoi membri più fragili. E questo è emerso moltissimo anche dalle esperienze che abbiamo visto adesso, che sono esperienze che abbiamo raccolto nel sito, no? Sia l'esperienza di Gragnano, dove le famiglie della parrocchia hanno sostenuto i giovani, l'esperienza di Cristina, dove le famiglie hanno pregato per i separati. La famiglia è un luogo di accompagnamento, di accoglienza, e di accoglienza di tutti, soprattutto dei membri più fragili. Come madre io penso che se un mio figlio si dovesse separare, prima di giudicarlo cercherei di accompagnarlo e comunque di accoglierlo. E questo penso debba fare la Chiesa. E dalle sue parole emerge con chiarezza quanto sia grande la potenzialità della famiglia, no? E quanto sia importante rendere attenzione alla famiglia, cosa che è stata fatta poco, no? Dalle politiche istituzionali e governative. Quante ne avrebbe da dire, Monsignor Galantino, su questo punto? Bastano quelle che ho già dette su questo argomento. Una scarsa attenzione assolutamente, ma della potenzialità della famiglia si parlerà a Firenze, sarà un tema centrale immagino. Sarà un tema centrale e io spero che si parli anche della creatività della famiglia, perché io penso che dobbiamo essere un po' più coraggiosi come famiglia, ci sono tanti esempi da cui trarre ispirazione e la cosa bella del sito è che è un luogo dove appunto possiamo trarre ispirazione dall'esperienza bella di altri che hanno raccontato e quindi ci hanno regalato in qualche modo. Io penso che sia il momento di immaginare modi diversi di affrontare le sfide di questo tempo e credo che la parola chiave sia quella, siano due, che poi saranno anche le due parole chiave delle relazioni del convegno, siano alleanza, perché le famiglie devono uscire da questo modello individualistico che le schiaccia e sostenersi tra di loro. Le esperienze che funzionano sono quelle dove le famiglie si sono accompagnate, aiutate, prese in braccio, per usare un'espressione di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium che mi piace moltissimo, e quindi si sono sostenute a vicenda. Questo è quello, è il modo per vincere le sfide, per superare la crisi. E l'altra è concretezza. La famiglia non è un modello astratto che deve essere fatta secondo certi standard. Le famiglie devono tornare a essere allargate, ci devono essere dentro i nonni, i figli sposati possono anche inizialmente vivere coi genitori, non l'ha ordinato nessuno, che ci possono essere, possono immaginare delle soluzioni anche un pochino più articolate di quelle che sono diventate lo standard. Io credo che la fantasia e l'alleanza e la risposta concreta ai bisogni concreti sono un modo per la famiglia di rinnovarsi e di rinnovare la società soprattutto. Prima abbiamo accennato, no, Monsignor Galantino, agli elementi e il collegamento ideale tra il sino della famiglia che si è appena concluso e poi il convegno ecclesiale, no? Sono tanti in essi, a cominciare dalla concretezza ma poi anche da quel grande confronto che è il sito stesso, no? E lei in una recentissima intervista ha detto che si augura anche che questo convegno ecclesiale possa essere un grande sinodo nazionale, ce la spiega meglio questa? Sì, piuttosto non che, che sia soltanto il convegno un grande sinodo nazionale, ma che il convegno di Firenze ci consegni, ma proprio sulla scia dell'esperienza splendida, al di là, guardate, delle riduzioni e delle semplificazioni che ha fatto la stampa del sinodo, dell'ultimo sinodo sulla famiglia,
Il sinodo è stata un'esperienza straordinaria, a detta di chi lo ha vissuto dall'interno, a detta di chi si è accostato a questo sinodo senza le travecole negli occhi e senza la necessità di dover dire per forza alcune cose, no? È stata un'esperienza splendida da questo punto di vista. Ecco, da questo punto di vista il sinodo ci consegna un metodo innanzitutto, che deve essere il metodo di Firenze, ma che già lo è, perché adesso la professoressa Giaccardi ci diceva come al sinodo si è arrivato attraverso un coinvolgimento di tutte quante le realtà, non solo delle parrocchie ma anche di altre realtà. Quindi si è arrivato a questo. Vivremo l'esperienza sinodale anche con uno stile sinodale lì. Ecco, io ho detto, è vero, in verità io ho risposto alla domanda di un giornalista che mi parlava di sinodalità. Io ho detto, certo, sarebbe bello se veramente da Firenze partisse una esperienza di sinodalità di tutta quanta la Chiesa italiana, volendo dire soprattutto questo, poi, che attenti, perché non è che noi siamo educati alla sinodalità, per cui alla sinodalità bisogna educarsi, ma educarsi a una via cattolica alla sinodalità, perché l'esperienza del sinodo c'è nella Chiesa, nelle chiese orientali, ortodosse, c'è nella Chiesa riformata, ma sono due modelli che non rispondono in fondo a quello che deve essere invece una via cattolica alla sinodalità, nella quale veramente sono inseriti tutti i vescovi, i sacerdoti, i cardinali, tutti quanti. Cum Petro, ci ha detto il Papa, e sub Petro, che stare con Pietro non è un limite, è una sicurezza, è una bellezza, è soprattutto un sentirsi portati all'unità, alla libertà. E il clima franco e costruttivo del Sinodo della Famiglia lo ha vissuto Don Saulo Scarabattoli da 50 anni, parroco della Chiesa dello Spirito Santo a Perugia, da 20 anni cappellano della sezione femminile del carcere del capoluogo umbro. Membro del Sinodo per volontà diretta di Papa Francesco. Don Saulo, come ha vissuto questa decisione del Papa? Una grande sorpresa, un grande stupore, una grande gratitudine. Eravamo due parroci in mezzo a 268 vescovi, cardinali, tutti vestiti con i loro colori, con tutto lo zucchetto colorato, e noi senza niente. Ma eravamo la gente che veniva proprio direttamente dalle parrocchie, quindi in mezzo alle famiglie di cui si è parlato, quindi non una riflessione sulla famiglia, ma uno sguardo alle famiglie e uno sguardo di misericordia. E quello che è un'immagine che è venuta fuori e che poi è rimasta un pochino e rimane anche per me nel cuore è quella della Chiesa, che è come un treno che passa in mezzo alla storia, ma se non si ferma e se non scende e non va incontro alle situazioni, non serve a nessuno. È un treno blindato che poi dopo a un certo momento perde anche il contatto col sole. Allora questa esperienza del sinodo è stato questo fermarsi proprio per scendere. E io credo che il sinodo sta, come dire, sospingendo anche Firenze e poi ci porterà anche all'anno giubilare della misericordia. E quindi è proprio questo vento dello Spirito, parroco dello Spirito Santo, quindi sta soffiando, soffia forte. Sì, sta soffiando sulle vele. E questa è un'esperienza bellissima. E il Papa, per dirla con un'altra immagine presa dalla barca, no? Si è parlato della barca e del veliero, il Papa è su in alto, sul punto più alto, non so nemmeno come si chiama dal punto di vista proprio marinaro, però è colui che guarda oltre e riesce a guardare oltre tutti gli orizzonti. Mentre tutti gli altri, compresi anche i vescovi, con tutto il rispetto per Monsignor Galantino, siamo, come dire, in coperta sulla nave. Ma chi sta in alto e vede oltre è il Papa. E quindi bisogna fidarsi del Papa. E quindi il sostegno anche in questi giorni per tutti questi attacchi. Io ho scritto una lettera al Papa. E gli ho mandato anche una riflessione bellissima di Carlo Carretto. Molti conosceranno questo santo dei nostri tempi, morto il 4 ottobre dell'88. Chi ha scritto data al Papa? Siamo curiosi, chi ha scritto al Papa? Le cose personali, quelle no, era per dire grazie. E comunque ho mandato questa lettera di Carlo Carretto, questo pensiero di Carlo Carretto sulla Chiesa, che è bellissimo perché dice: Chiesa, io ti amo.
Si è commosso nel sì, dirlo. Sì, un po'. È bella questa cosa. Io ti amo anche se soffro per te, anche se ti vorrei in un altro modo, però non posso uscire da questa chiesa. Dove andrei senza questa chiesa? Non dovrei fare un'altra, avrebbe gli stessi problemi. Allora rimango in questa e soffro e spero, come diceva Monsignor Galantino, ma dentro a questa chiesa, come San Francesco, ecco perché il Papa si chiama Francesco. In questa chiesa, no, nella sua azione pastorale, lei ha sempre messo al centro la famiglia. Io mi sono appuntata alcune cose che fa perché mi hanno colpito, ho sentito che insomma nella sua chiesa lei mette il tappeto magico per far scorrazzare i bambini, per farli giocare, chiacchierare, quando magari a qualcuno darebbero fastidio, così le famiglie possono partecipare pienamente, no? E poi accompagna gli sposi prima del matrimonio, ma anche dopo, li divide. Io vorrei chiederle, con questo sguardo, questa chiesa che lei ama, no, malgrado le difficoltà, quali sono i nodi che sente più forti nei confronti della famiglia, nodi che vorrebbe affidare al convegno ecclesiale di Firenze e che forse vorrebbe vedere risolvere? Io credo la prima attitudine è quella proprio della gratitudine per le famiglie che riescono a vivere in pienezza il loro matrimonio. E poi l'accompagnamento per le famiglie che sono nella difficoltà, e noi che siamo parroci, no, anche Don Valentino lo sappiamo bene, quanto c'è bisogno di questa presenza anche del prete, accanto anche alle altre presenze più specifiche, professionali, e poi le famiglie ferite. Ecco, il punto che poi nei giornali è diventato la comunione ai divorziati e agli sposati, come se fosse così qualcosa, una cosa staccata dalla vita, e invece è l'orientamento per un percorso. Allora io credo che la Chiesa debba continuare in questa accoglienza. Se parlate di integrazione, se parlate di accompagnamento, io spero che da questa porta, attraverso la presenza del confessore, del prete o del vescovo, perché sento che Galantino conosce anche persone, no, direttamente, allora attraverso questa presenza e facendo appello alla coscienza personale, quando parliamo di coscienza diciamo una cosa grande, qualcuno dice beh ognuno fa il comodo suo, ma quella non è la coscienza è proprio questo sguardo profondo. Allora se uno in coscienza si sente di avvicinarsi e di chiedere anche quel pane della vita, dobbiamo poterglielo dare. Allora adesso noi torniamo a Firenze, lo facciamo prima idealmente con Eugenia e poi realmente con Vito De Torre. Eugenia. Sì, ancora i tweet a Firenze 2015 per respirare la Chiesa italiana, avvertirne gioie e fatiche, forza e fragilità, e gli interventi e gli interrogatori che la scuotano. E poi a Firenze 2015 per riscoprire l'umanità di Gesù. E ancora chi non ha tweet ci manda una mail, ci scrive Corradino, sono un delegato e confesso di essere veramente emozionato come poche volte mi è capitato nei miei 60 anni di vita. Sento forte la responsabilità di rappresentare la mia comunità e portarla nel percorso di crescita della Chiesa. Che il Signore ci aiuti. E ancora poi dice, ci scrive Angelo, che ha lavorato in una radio diocesana in Ecuador e ha detto: io andrei a Firenze per dire semplicemente che il nuovo umanesimo è riscoprirsi tutti fratelli. E poi concludo leggendovi un messaggio su Facebook che ci arriva da un ragazzo che dice: mi sento solo di dire ai vescovi, date spazio davvero alla creatività dei giovani. E allora andiamo da Vito De Torre, perché eravamo rimasti in debito con lui e con i telespettatori. Volevamo ascoltare i volontari che tanto ci hanno atteso. Eccoli qui, Vito. Eccoci qua, buonasera da Firenze. Come vi dicevo, siamo nella Chiesa dei Sette Santi, in un locale della Chiesa dei Sette Santi che è un po' la sala operativa dei volontari. Qualcuno, lo diciamo, è andato a casa perché comunque è tardi e sono qui al lavoro da stamattina presto, però qui è rimasta proprio la task force, lo zoccolo duro dei volontari. Allora inizierei proprio con Andrea. Il vostro è un progetto in collaborazione con la Caritas che ha creato questo progetto, La Giostra. È un modo per coinvolgere ragazzi, voi siete tutti neolaureati o in procinto di laurearvi, è un modo per coinvolgervi anche da un punto di vista lavorativo, voi siete i volontari. Sì, cioè diciamo che siamo proprio i volontari, nel senso che la Caritas di Firenze ha deciso di organizzare questo progetto per coinvolgere una ventina di noi giovani di tutto il territorio fiorentino e che arriviamo anche da esperienze diverse, quindi Giostra, proprio il nome che la Caritas ha voluto dare a questo progetto, è l'acronimo di Giovani Straordinari, non perché noi ci sentiamo niente di che, diciamo, però forse per darci modo di scoprire anche quello straordinario nell'ordinario che cerchiamo di portare avanti in questo servizio. Quindi da un mesetto siamo
al servizio del convegno ecclesiale, chi a fare qualcosa, chi qualcos'altro, anche secondo magari le nostre attitudini, il nostro percorso di studi, di lavoro, quindi chi si occupa del magazzino, chi si occuperà della sala stampa. Tu di che cosa ti occupi? Io proprio della sala stampa, quanto giornalista, do una mano ai colleghi più anziani, più esperti di me in questo servizio, però ci sarà appunto chi coordinerà tutti i volontari per gli alberghi, chi coordinerà. Grande lavoro, ma tutti questi scatoloni, chi li trasporta? Sei tu che sei l'addetto in qualche modo? Bisogna fare un lavoro enorme, quello è montare tutte le sedie all'Artemio Franchi, allo stadio dove appunto ci sarà anche il Papa, è vero? Ma io sinceramente ho dato la disponibilità perché mi piace fare il lavoro peso. Diciamo all'inizio cioè, ho dato anche una mano ai miei colleghi con i fogli, in curia, con tutto, le ho messo in scena da fare. Poi da lunedì sono qua al magazzino. Inizia il lavoro duro, peso, a imbustare, cioè a mettere il materiale nelle buste, poi si mette nelle scatole, si aspettano i carichi che arrivano, si mettono in magazzino e da ieri, avendo finito tutto, si è iniziato a girare negli alberghi a portare tutto il materiale. Ecco. Allora in bocca al lupo a questi ragazzi che da lunedì, ma io direi da domani anche, saranno impegnatissimi. La Firenze è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Vito. Allora, Monsignor Galantino, noi sappiamo che adesso tra poco ci deve lasciare, allora vorrei chiederle, no? Il percorso del convegno ecclesiale è tracciato lungo 5 vie, 5 verbi che vengono dagli Evangeli Gaudium: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Ci svela quale di queste vie le sta più a cuore? Trasfigurare perché innanzitutto è un impegno che ciascuno di noi deve perseguire. In fondo il credente è colui il quale, proprio incrociando i suoi occhi con gli occhi di Cristo, la sua storia con la storia di Cristo, si aspetta una sola cosa: di trasfigurare la propria miseria. Almeno questo mi aspetto. Poi, ecco, proprio questo stesso verbo diventa anche un verbo attivo o proattivo, come dicono alcuni, no? Cioè soltanto persone trasfigurate da questo incontro con Cristo possono trasfigurare poi la realtà che abitano, no? Soltanto chi incontra Cristo può sentire la forza, l'urgenza di uscire veramente. Questo è questo. C'è tanta attesa, abbiamo sentito, per l'arrivo di Papa Francesco martedì a Firenze, lo attendono la Caritas, ma l'attende Firenze tutta, no? Ci sarà un discorso che terrà proprio nella mattina. Lei che cosa si aspetta da Papa Francesco in quell'occasione, in quel luogo? Io mi aspetto che a Firenze il Papa porti a noi tutto quello, ripeto, che di bello c'è stato già al sinodo sulla famiglia, e cioè questa spinta, questo invito chiaro alla Chiesa italiana perché persegua questo metodo e questo stile di sinodalità, che è stile di ascolto, di condivisione da parte di tutti, no? Quindi che spinga la nostra Chiesa italiana ad educarsi, a formarsi a questo stile di sinodalità. Ma mi aspetto anche che il Papa, oltre a portarci il sinodo a Firenze o lo stile del sinodo a Firenze, prolunghi quello che la mattina lui farà prima di arrivare a Firenze. Il Papa andrà a Prato, andrà ad incontrare una città, una società, una chiesa che è un modello di accoglienza. Immaginate che a Prato ci sono 127 nazionalità presenti, poi con tutti i problemi del lavoro, ma anche gli sforzi per risolvere quei problemi. Ecco, io mi auguro che il Papa veramente ci faccia percepire che Prato, per quello che è, per quello che sta facendo, deve essere un po' la cifra interpretativa del nostro stare lì a Firenze. Quindi questo mi aspetto dal Papa. Grazie, Monsignor Galantino. Grazie a voi e buona serata. Grazie a Don Saulo, grazie a Don Valentino. Noi torniamo subito dopo la pubblicità per continuare a parlare di Firenze 2015. Restate con noi. Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè a Tiberiade, e una grande folla lo seguiva vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo:
200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno di questi possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi di 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Ancora il passo di un Vangelo, questa volta di Giovanni, per provare ad entrare in profondità nell'esperienza che la Chiesa italiana sta per vivere la prossima settimana con il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze. E non possono chiedere aiuto, no? In questo caso a Don Fabio Corazzina, parroco di Santa Maria in Silva, esatto, a Brescia. Sono stato bravo, Don Fabio, bravissimo. Qui abbiamo sentito il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci e ci aiuta a capire due cose. La prima è il valore di un gesto di condivisione e il secondo l'importanza dell'alleanza tra l'uomo e Dio. Gesù non è un mago, non fa comparire pani e pesci. Prima provoca i discepoli a trovare una soluzione, poi attende che un giovane offra il poco che ha, 5 pani e 2 pesci, e da quel gesto di condivisione moltiplica il bene. Allora, Don Fabio, possiamo leggere così il senso di questo miracolo? Sì, c'è un problema. Il problema è questo, no? Nel senso che abbiamo pregato, abbiamo parlato dei grandi progetti, abbiamo detto del Vangelo, abbiamo parlato della formazione, della catechesi, ma c'è un problema. Fuori, rispetto a queste mura dentro le quali un po' ci siamo rinchiusi anche come Chiesa, c'è qualcuno che bussa e che ti dice: scusami, io ho fame. E questo è uno degli elementi fondamentali, perché l'abitare un territorio, il vivere dentro una realtà, non può semplicemente essere: e provo a costruirmi, a fare la mia piccola fortezza, questa chiesa è in uscita, e innanzitutto si incontra appena esce da casa i poveri. Come la mettiamo con i poveri? Quali poveri sono stati invitati al convegno di Firenze, per esempio? Quali? E la chiesa italiana, le diocesi, abbiamo scelto le famiglie, abbiamo scelto i giovani, abbiamo scelto le suore, i preti sicuramente, abbiamo scelto i catechisti. Qualcuno magari come diocesi ha scelto un povero da mandare perché la sua voce possa essere lì. Perché questo povero ti dice: scusami, io ho fame, ho bisogno. E allora magari la parrocchia dice: io un panino ce l'ho, qualcosa da darti, da regalarti ce l'ho. Ma non è sufficiente questa chiesa per dare una risposta al tema delle povertà. Che chiesa serve, Don Fabio? Probabilmente non serve solo la chiesa. Perché la Chiesa e le Chiese devono avere il coraggio di raccordarsi con chi in questo momento consideriamo non Chiesa per dare la risposta ai grandi temi di questa umanità. Il nuovo umanesimo non è un patrimonio della Chiesa cattolica. Il nuovo umanesimo, lo sguardo all'umanità, la civiltà dell'amore, come la chiamava Paolo VI, possiamo usare tanti linguaggi, non può essere un patrimonio specifico di un pezzo di umanità, perché il messaggio del Vangelo è un dono per tutti. E allora questa Chiesa dovrà avere il coraggio di trovare spazi, occasioni per incontrare gli altri. Ma qui è il problema, perché quando io esco da Chiesa, vado in un territorio, in una realtà in cui non detto i linguaggi, non detto i tempi, non detto le priorità, non detto le politiche. E mi pare che non siamo molto abituati a questo. Mi aspetto questa attenzione. Ecco, allora guardi, io la faccio interagire con la Giaccardi, che ha preparato, ha contribuito a preparare Firenze. Sì, esatto. Allora quello che diceva Don Fabio, c'è o non c'è a Firenze? C'è o non c'è, nel senso che c'è un passo, credo, perché, come diceva prima Don Nunzio Galantino, dobbiamo poi educarci al metodo sinodale, che vuol dire camminare insieme. Camminare insieme vuol dire tenere il passo del pellegrino, tenere il passo del povero, ha detto Papa Francesco, perché tanti di noi possono correre, tanti di noi non possono correre. Allora si sta iniziando a capire che intanto un convegno non è un luogo dove si fanno delle relazioni dotte su un tema, ma è un luogo dove ci si incontra dopo aver camminato insieme per un pezzo. E questo cammino c'è stato, tanto è vero che le esperienze che abbiamo visto
erano esperienze raccontate dalle diocesi, dalle parrocchie al sito, quindi è stato un primo modo di condividere questa ricchezza, questi pani e questi pesci che ciascuno nel suo piccolo, però messi insieme si possono moltiplicare. Ci saranno dei momenti, a Firenze si è scelto di non fare il convegno chiuso nella fortezza da basso, che è quasi un nome, diciamo, era troppo. È quasi un nome comico per un convegno, per una chiesa in uscita, ma è proprio forse un segno che ci ricorda di non stare chiusi nella fortezza. E si è pensato di visitare dei luoghi significativi della città che ha per esempio la tradizione delle misericordie, di questa forma di vicinanza ai più fragili, ai malati, ai poveri, di visitare dei luoghi della città che siano di prendere parte, non di visitare come se fossero delle gabbie di uno zoo, ma di condividere dei momenti, appunto il Papa andrà alla mensa dei poveri, condividere dei momenti che includono anche i poveri dentro questo cammino. È un primo passo, ecco, non è la perfezione, ma è un primo passo. Don Fabio, è un primo passo? Sì, possiamo accontentarci? No, assolutamente no, ma ce ne rendiamo conto tutti ma che non si possiamo accontentarci. Neanche loro. No, ma evidentemente sappiamo perfettamente tutti che non possiamo accontentarci, perché quando parliamo di Chiesa e il convegno, anche in questa forma sinodale di cui parlava Don Nunzio, tra l'altro mi hanno messo al posto del vescovo. Non so se il vescovo è andato via perché sono arrivato io, non so, non mi ha detto no, dillo tranquillamente che siamo amici, quindi. Però è altrettanto vero che nel momento del ritorno, accanto a questo momento di riflessione più ampia della Chiesa, questa sarà una delle questioni fondamentali su cui noi ci giochiamo, perché il Vangelo ci dice innanzitutto di giocarci sul tema dei poveri, della condivisione. Quei pani, quei pesci sono il contributo che noi possiamo dare all'umanità, come dicevo prima, certi che non siamo gli unici a darlo il contributo, ma certi quindi che dobbiamo incontrarci con chi è diverso da noi, con chi non crede, con chi è parte di altre esperienze religiose, non solo nella logica ecumenica e nella logica interreligiosa, no? Ma è evidente, perché sui territori ci troviamo insieme a Sikh, a musulmani, ci troviamo insieme a valdesi, ci sono insieme ai pentecostali. Cosa ne facciamo di questi? Sono chiesa, sono non chiesa, chiesa no, qualcuno sì? Però la scommessa sulla nuova umanità o la facciamo con loro o siamo perdenti tutti. Io vorrei coinvolgere suora Alessandra Smerilli, perché vorrei chiederle, insomma, questo convegno ecclesiale, che passo lungo è di chiesa in uscito, di chiesa che ha cambiato direzione secondo lei? Ma avendo partecipato anche ai momenti di preparazione nel comitato preparatorio, dico che ho visto differenze rispetto a quello che c'era prima e sono molto fiduciosa sul fatto che questo sia un primo passo che sta aprendo le strade a un modo anche diverso di essere in uscita e di esserlo perennemente, non a momenti, perché a volte il nostro rischio è che siamo in una fortezza, a momenti apriamo le porte e usciamo e poi ritorniamo dentro. Quell'autoreferenzialità, esatto, che dicevamo sempre. Credo che il convegno potrà darci questa spinta. Non possiamo aspettarci da un convegno che faccia tutto, ma si inizia e poi è la responsabilità di ciascuno, ciascuna di noi, quella con creatività di mettersi all'opera perché si sia sempre in uscita. E condivido che quella che noi dobbiamo fare è una grande alleanza per l'umano, perché il tema non è credenti non credenti, è essere per la persona, per l'umano, e su questo dobbiamo coinvolgere tutti coloro che sono... Don Fabio diceva l'umanesimo riguarda tutti. Tutti, perché tutti siamo uomini, donne, persone. Abbiamo parlato di condivisione qui, e allora andiamo a Sabaudia, siamo in provincia di Latina. Qui un papà e una mamma, genitori di un figlio disabile, hanno deciso che la loro azienda agricola poteva e doveva diventare il luogo di integrazione e di riscatto per altri ragazzi meno fortunati della zona. Intorno a quell'idea si sono riunite un po' di forze giovanili della zona ed è nata un'associazione che si chiama Habitat Terra. E allora vediamo insieme il servizio. Oggi dovrebbero arrivare dei ragazzi, due pulmini dei ragazzi da fuori, delle scuole. Abbiamo studiato un po' da dividerli in gruppi con dei volontari e con i nostri ragazzi, affiancando un ragazzo di nostri con qualche volontario che ci danno a mano, deve fare vari gruppi. Ma
Abitaterra nasce una sera nel mio studio, dove arrivano Silvano, Collivio e Laura per una banale pratica di sinistro stradale. E una volta risolta la questione semplice, cominciamo a parlare e loro, Silvano comincia a dirmi: io avrei un sogno, io vorrei che la mia casa non fosse più solo casa mia, vorrei che la mia terra diventasse un'occasione di lavoro per altri, prima di tutto per Livio, ma poi anche per gli altri ragazzi che come lui vivono qualche difficoltà, poi ognuno di noi ha le sue di difficoltà. Ma siamo capaci e non siamo capaci? Abbiamo trovato un amico che era un psicologo da Terracina, ha detto: vengo io a darvi, cioè vi porto dei ragazzi disabili e vediamo se si può riuscire a fare questa cosa. E abbiamo fatto un esperimento, un periodo estivo, due ragazzi disabili, e abbiamo visto che poteva andare. Chiunque viene ci vuole tornare, perché qui si sente accolto, si sente proprio in un contesto familiare, no? I nostri tempi sono molto morbidi per permettere a tutti di poter lavorare, però soprattutto ci sono dei momenti di, appunto, di accoglienza che anche i ragazzi stanno imparando a fare, quindi quando arrivano nuove persone, quando arrivano nuovi gruppi, sono loro che accolgono, sono loro che fanno la parte, diciamo, della presentazione, no? Come quando in famiglia si accoglie qualcuno che viene a trovare. Appena piantata la piantina ha bisogno subito di acqua, ok? Altrimenti la radice non è a contatto con l'acqua e secca e muore. Il progetto nasce nel luglio del 2012, quando il comune di Sabaudia ha messo a disposizione 6 borse lavoro per ragazzi con disabilità che avessero finito ormai il percorso formativo scolastico. Io mi chiamo Stefania, vengo da Borgovodice. Io vengo qui perché mi piace lavorare, stare insieme agli altri. Molto gradualmente i ragazzi si sono sentiti a loro agio, le famiglie hanno cominciato a venire a fare esperienze con noi, altri gruppi, altri ragazzi si sono aggiunti, e grazie a questa accoglienza iniziale della famiglia Cenci siamo passati, appunto, da una famiglia a più famiglie. Qualcuno mi ha detto: ma è impossibile che porti avanti questo. Io ho detto: io, chi vuole seguirmi mi segua, però io vado avanti, ci vado. Allora, dono, condivisione sono davvero le parole che hanno riempito, che riempiono la vita di un'altra ospite che si è aggiunta al nostro tavolo. Benvenuta Isabella Lombardi, che a Firenze sarà come delegato della diocesi di Rieti, sì. E che con il marito, vorrei dire con tutta la famiglia, una grande famiglia, perché ho visto che siete 4 figli, coraggiosa, vive questa vocazione di famiglia aperta, accogliente, secondo la spiritualità dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Allora, Isabella, ci racconta che cosa è successo, che cosa vi ha portato sulla strada dell'accoglienza? Io so che voi vi siete trasferiti in una città a Massa, lei, suo marito Diego, a un certo punto lo sguardo è caduto, sì, su delle noi persone. Diciamo che appena da sposata siamo andate a vivere a Massa perché mio marito lavorava lì, e Massa è vicino alla Versiglia, e lì mio marito, quando eravamo fidanzati, che io abitavo in provincia di Pisa, veniva a trovarmi, faceva tutto il litorale e rimaneva colpito dalle tante ragazze costrette a prostituirsi. Allora, una volta sposati, il nostro primo, diciamo, interesse è stato quello di capire se c'era qualcuno che si occupava di queste ragazze. E lì, proprio a Massa, a pochi passi da casa nostra, abitava una famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. E con loro abbiamo cominciato a condividere e abbiamo fatto unità di strada, e andavamo sulla strada a incontrare le ragazze. Io ero incinta della mia prima figlia, perciò con tanto di pancione, andavamo a incontrare queste ragazze e raccoglievamo la loro sofferenza, pregavamo con loro. Come vi accoglievano? Come accoglievano te questa donna che si rivolgeva a loro con tanto di pancione? Loro erano felici di poter scambiare delle parole, noi portavamo un tè caldo, qualcosa da condividere, e poi li mettevamo a pregare con noi, e loro, soprattutto le ragazze nigeriane che sono molto religiose, si sentivano sporche, a volte non volevano pregare, allora noi comunque le accoglievamo, dicevamo che non era una scelta loro volontaria, che il Signore comunque le voleva bene, e loro cercavamo così di creare un contatto, una relazione con loro,
per poi poterle, insomma, poi ci sono state ragazze che poi hanno accolto l'invito e poi sono uscite, però comunque è un lavoro Questa lungo. Relazione è continuata negli anni e l'esperienza d'accoglienza della vostra famiglia non solo è continuata ma è cresciuta, no? Mentre tu, appunto, mamma di quattro figli, ti confrontavi magari con le difficoltà con dei ragazzi da crescere, quali sono stati per voi i momenti più difficili? Cioè, questo tipo di accoglienza cementa la famiglia, la rende una famiglia, la trasfigura, usiamo la via? Sì, diciamo che quantomeno, cioè, dà una dimensione più grande ai propri figli, che non è limitata alle quattro mura domestiche, perché anche se nel corso degli anni non abbia fatto tantissime accoglienze, perché da accudire la famiglia così grande, poi abbiamo avuto anche mia suocera per 5 anni invalida, perciò è stato abbastanza faticoso, diciamo così. Però era il fatto di dire che la nostra casa comunque doveva essere aperta, chiunque potesse bussare potesse entrare. Noi abbiamo sempre cercato di dare questo messaggio ai nostri figli, e quelle volte in cui ci è stato chiesto di accogliere qualcuno con tanta fatica, perché non è tanto, come diceva anche Donoressa, dare un tetto alle persone, dargli da mangiare, ma portarle nel cuore, fargli capire che tu gli vuoi bene, che è un fratello per te. Voi queste persone le avete anche investite di fiducia, perché adesso mi viene in mente, lei ha detto, no, mia suocera si è ammalata. Io ho letto che voi, vostra suocera, avete deciso di affidarla a delle ragazze che avete aiutato ad abbandonare la strada, a cui avete dato la fiducia di rimettersi in cammino, che sì, non è una cosa sì. che farebbero tutti. Comunque sì, perché nel momento in cui noi ci siamo in difficoltà, che da sole non riuscivamo a cudire la situazione, il nostro primo pensiero è stato di dire aiutiamo qualcuno che sta cercando di reinserirsi, di ricostruirsi una propria identità, una nuova vita. Ve l'abbiamo offerto questa collaborazione anche come lavoro per diciamo, aiutarci, e anche per ridare anche a loro la fiducia in loro stessa e la possibilità di rifarsi una vita. Sente, Sabella adesso andrà come delegata a Firenze, e che cosa si aspetta dal convegno ecclesiale? Qual è il valore di questo ritrovarsi tutti insieme per lei? Beh, io spero, una mia amica mi ha detto, tu ci devi andare come una scatola che deve raccogliere tutto ciò che puoi mettere dentro e poi riportarti indietro. E penso che questo è vero, cioè io vorrei portare tanto la mia semplicità di mamma, che vado lì e con la speranza di poter dare testimonianza di quello che vivo, ma di cogliere anche le testimonianze degli altri, e nella speranza che poi Firenze possa dare proprio, rivivere un po' le parrocchie, che possano veramente essere comunità, veramente essere sostegno per gli altri, sia questa apertura. Andiamo dalla nostra Eugenia. A Firenze, per ascoltare il pulsare del cuore della Chiesa italiana e scoprire verso quali vie lo Spirito la sospinge, e ancora a Firenze per condividere, a Firenze per cambiare in meglio. Giaccardi, insomma, c'è tanto fermento, perché si vede anche dai tweet dei nostri telespettatori. L'attesa è grande, mi pare. L'attesa è grande, è bellissimo il tweet che ha letto Eugenia, perché mi ha fatto ricordare una frase che ha detto Papa Francesco nell'omelia di apertura del Sinodo. Diceva: dobbiamo prestare orecchio ai battiti del nostro tempo. E io credo che anche i social siano, e anche il sito e la app siano dei modi per aprire questo orecchio della Chiesa, che altrimenti, come diceva prima Don Saulo, rischia di essere un treno che passa senza fermarsi, senza prestare ascolto. Sono tante aperture che si stanno cercando di creare, perché le tante persone che hanno delle esperienze anche semplici ma estremamente belle da comunicare e da condividere possono metterle insieme, perché veramente la condivisione moltiplica e dà fiducia a chi magari è sfiduciato che alcune cose possono essere fatte. Ci si può ispirare a quello che fanno altri, replicarlo o rinnovarlo, reinventarlo. Credo che sia questo convenire, questo trovarsi insieme, sia un momento preziosissimo. Prezioso, sì, potenzialmente molto prezioso. Allora, non te ne deve a male, Don Fabio, se, insomma, approfitto del fatto che qui abbiamo appunto Chiara Giaccardi, Suora Alessandra, Isabella Lombardi, perché un'altra questione che vorremmo capire è, insomma, se la Chiesa che si riunisce a Firenze si interrogerà anche sul ruolo delle donne. Ma prima di tentare di dare una risposta, torniamo ad ascoltare Moisè Curia, che ci legge un altro passo del Vangelo. Giovanni, capitolo 2. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose:
Che ho da fare con te, oh donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E loro le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino il maestro di tavola, che non sapevo di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' più brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea. Manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Giaccardi, raccontandoci di Maria e della sua insistenza con Cristo, cosa ci dice il Vangelo di Giovanni sulle donne? Ci dice una cosa molto bella per ripensare a che cosa significa essere donna oggi. In questa scena del Vangelo, Maria ha la capacità di uno sguardo di sintesi attento ai bisogni degli altri, quello che altri non vedono perché magari concentrati su singole porzioni, su singoli compiti. Lei lo vede perché ha uno sguardo di insieme, che si preoccupa, si mette dalla parte di chi sta partecipando alla festa e magari non ha abbastanza per gioire, e non provvede direttamente, ma chiama in causa Gesù. E quindi la donna ha questa capacità di capire, ma di non voler essere la protagonista donna bionica che risolve tutta la situazione. Ha la capacità di rivolgersi a chi può aiutarla a fare meglio quello che c'è da fare. Quindi un protagonismo debole, lo chiamo io. Secondo lei questa capacità d'attenzione, che è tutta femminile, no? È valorizzata all'interno della Chiesa o no? Beh, Papa Francesco ha detto che le donne sono più importanti dei vescovi, e non so se l'ha detta come battuta o come auspicio, perché... Suor Alessandro sorride. Io credo che c'è una cultura, anche qui, che va superata, una cultura molto maschile che ha fatto dei danni grandi, che possiamo vedere. Io penso che però ci sia la consapevolezza che... poiché maschio e femmina li creò, poiché c'è tanta confusione oggi su cosa vuol dire maschio e femmina, o si dà, si riconosce un ruolo alle donne, o si fa un autogol culturale veramente disastroso. Suora Alessandra, lei sorrideva, no, su questo tema. Io allora le chiedo se queste potenzialità femminili sono riconosciute all'interno della Chiesa o si è ancora indietro. Allora, io credo che ci sia una sfida importante, e Firenze potrebbe essere un punto di svolta anche in questo senso. La Chiesa è stata la prima istituzione che ha dato dignità alla donna. La Chiesa ha portato, Cristo ha portato un nuovo umanesimo, e i primi momenti in cui la donna è stata riconosciuta, pensiamo al matrimonio, a quello che era il diritto romano e quello che è arrivato poi dopo Cristo, pensiamo al riconoscimento delle donne martiri, della fortezza delle donne, e quindi di quanto le donne sono state importanti agli inizi della Chiesa. Allora la Chiesa è stata profetica in questo. Firenze, che vuole riflettere sul nuovo umanesimo, deve riflettere sul fatto che invece adesso sta rimanendo un po' indietro su questo punto. Tra l'altro, non so, Suora Alessandra, che ha tanto da raccontarci, perché lei, insomma, viene dalle settimane sociali, ma sentiamo anche che cosa su questo tema ha da dire Isabella. Isabella, tu che pensi, insomma, che ti aspetti in questo senso anche da Firenze, sul ruolo della donna? Ritieni che le donne abbiano il giusto riconoscimento di potenzialità all'interno della Chiesa? Tutto andrebbe valorizzata quella che è la nostra creatività, perché è una creatività diversa rispetto a quello che c'è l'uomo, che veramente sa arrivare anche a una sensibilità diversa, che penso che nelle relazioni che si devono instaurare all'interno proprio di una comunità, si toglie la figura femminile, viene meno, diciamo, proprio tutto un senso dell'accoglienza, dell'accudimento, e penso che questo, la Chiesa deve fare questo. E Don Fabio che fa? Nelle parrocchie, nella sua parrocchia, le donne che ruolo hanno? Faccio il bravo, che qui siamo in minoranza. Mi sto rendendo conto che devo stare attento a esatto. Massimiliano, vero? No, dico questa cosa perché mi piace tantissimo, mentre parlavate, nella mia parrocchia c'è una via dedicata
a Santa Maria del Mare, fa riferimento a San Marie de la Mer in Provenza, dove c'è quella bellissima festa proprio del popolo nomade. Ma è interessante perché questa via dedicata ad una donna è la via in cui il comune di Brescia dà il domicilio alle persone che non hanno casa, ai senza casa, perché nella mia parrocchia c'è questa. Se c'è una cosa che auguro al convegno di Firenze è di provare a dare casa a chi non ha più casa, e quindi di dire convegno di Firenze, la sua sede è via Santa Maria del Mare, dove noi mettiamo quelli che riteniamo di non essere degni di essere domiciliati nelle nostre parrocchie. Credo che questo sia un'attenzione al femminile non indifferente, quindi la dedico anche a tutte le donne che ci partecipano, sentiamo, perché facciano la loro parte. E sentiamo Eugenia, altra donna. Sì, la settimana, Gabriella, che sta per iniziare a Firenze è anche una settimana di festa e di incontro con la città di Firenze. TV 2000, ve lo diciamo, seguirà in diretta tutti gli appuntamenti più importanti. Lunedì le processioni che da quattro diverse basiliche condurranno i delegati alla cattedrale, martedì l'arrivo del Papa e la messa allo Stadio Franchi, giovedì la visita a 30 luoghi significativi della città di Firenze e poi tutte le sere a Santa Croce uno spettacolo davvero molto particolare, è dedicato a Dante in occasione dei suoi 750 anni dalla sua nascita. È uno spettacolo che porta, attraverso appunto uno spettacolo itinerante, i telespettatori a rivivere i passaggi più importanti descritti da Dante nella Divina Commedia, dalla lugubre atmosfera dell'inferno fino poi alla luce del paradiso. È un progetto grande e popolare che coinvolge 500 attori, e la nostra Caterina Dall'Olio è riuscita a girare in questi giorni tra i gruppi che stavano provando questo spettacolo di massa. Guardiamo. Io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e diserrando si soavi. Io fui della città. Abbiamo detto che l'altra volta la chiave dei personaggi, il coro, lasciamolo piangere, piange per noi, ma la chiave dei personaggi è l'orgoglio, tanto che questa scena, chiamiamola così, dell'inferno, inizia con un'affermazione perentoria che Dante fa dire non so a chi: qual io sono vivo, tal son morto. L'intuizione proprio che sta alla base di tutto è questo carattere, direi volgare, popolare di quest'opera, condivisa, accolta e regalata dalla gente alla gente. Questo è proprio il materiale umano che ha reso possibile immaginare questo progetto che sta per debuttare a giorni qui nel complesso di Santa Croce. In occasione dei 750 anni della nascita di Dante, siamo stati chiamati a una grande impresa, quella di creare un evento popolare che coinvolga tante persone, che racconti e offra la Divina Commedia allo spettatore in una maniera lontana dall'accademia, lontana dalla declamazione, lontana dal palcoscenico. Io vedo, sì, come già risplende nell'intelletto tuo l'eterna luce che, vista sola, e sempre amore accende. Che, vista sola, e sempre amore accende. I ragazzi delle scuole è stato deciso che staranno nel paradiso. E come, appunto, come simbolo della purezza, dell'innocenza, della leggerezza. Leggete l'ultimissima, quella sottolineata, solo non si legge. Questa occasione che oggi si è presentata per i ragazzi di partecipare comunque allo spettacolo per Dante nasce proprio da questa convinzione del bisogno, no, per questi ragazzi di integrarsi in tutti i sensi, e il teatro fa parte di questa, è un obiettivo nostro. Sì, che nulla le può essere ostante. E
E da oggi potete scaricare per tutti gli smartphone l'app dedicata appunto al quinto convegno ecclesiale nazionale per dare e ricevere notizie, informazioni, materiali personalizzati, e soprattutto l'app permetterà attraverso la condivisione un'osmosi tra chi prenderà parte al confronto nella Fortezza d'Abbasso e chi invece sarà a casa, ma non sarà quindi escluso dal convegno. E poi vogliamo ringraziare, un ringraziamento speciale va all'archivio fotografico dell'8x1000 per le foto che avete visto durante tutte le letture del Vangelo di questa serata. Eh sì, grazie Eugenia. Questo sito e questa app sono il modo in cui il convegno continuerà a durare, a esistere anche quando ufficialmente sarà terminato. Moisè Curia non è tra gli attori dello spettacolo popolare dedicato a Dante di cui abbiamo parlato, ma è stato un vero piacere averti qui questa sera, anche perché, pensate, Moisè, che ha 24 anni, quindi è giovanissimo, è stato premiato proprio in questi giorni dall'ente dello spettacolo come attore rivelazione 2015. Quindi tanti complimenti. Ci siamo noi e di tutti noi. E informazione al nostro pubblico per vederlo adesso, insomma, tanto lo ritroveremo. E è al cinema, interprete, protagonista della nostra quarantena, un film di un regista sardo, Peter Marcias, un film che tocca molti dei temi che abbiamo trattato questa sera, perché parla di migranti e degli loro affanni. Ci sveli un po' se stai per tornare con una nuova serie di Braccialetti Rossi, perché sì, tanti se lo stanno domandando. Sì. Sì, sto girando in questo periodo la terza serie dei Braccialetti, e poi inizierò un nuovo film a marzo. Adesso non vi posso dire molto, però ci sarà un nuovo film molto bello che toccherà dei temi civili importanti, che diciamo si fa un po' fatica delle volte a parlarne, però... Cerchiamo. Grazie Moisè, nuovo cinema, nuovo volto del giovane cinema italiano, grazie davvero. Grazie davvero, allora lunedì si parte Giaccardi e Smerilli, attenzione, lunedì si parte con Firenze. Vi osserva da lontano Don Fabio, anzi è tra il grande fratello. Una cosa è già certa, che Firenze non finisce a Firenze, Giaccardi, così? Firenze è già iniziato da un pezzo. Da anni ne stiamo preparando questo appuntamento, tanti stanno già camminando verso Firenze. Firenze non finirà a Firenze perché è semplicemente il momento in cui ci troviamo per confrontarci su che cosa vuol dire essere umani oggi. Ed è una domanda che non ha una risposta pronta, non ha una risposta definitiva e richiede di continuare a camminare. Suora Alessandra, insomma, è l'inizio di un percorso, che sarà ancora molto lungo, immagino. È l'inizio di un percorso che mi auguro sia molto lungo, e quello che mi aspetto e spero da questo convenire a Firenze e soprattutto da ripartire è che tutti possiamo fare quell'esperienza di quel verbo bellissimo, essere trasfigurati, per poter guardare poi il mondo con occhi diversi quando torneremo a casa e ricominceremo nella vita quotidiana a sognare l'umano e a vedere dove questo umano è bistrattato, poter insieme ripartire. Allora, noi seguiremo tutto. Noi seguiremo, come Don Fabio osserveremo i lavori, sì. Attenzione, e poi torneremo qui venerdì sera per un secondo speciale per capire cosa è realmente accaduto a Firenze, un secondo speciale che come sempre partirà alle 21.05 venerdì 13 novembre. Abbiamo tanti ospiti, Don Virginio Colmegna, Don Enrico Feroci, Giovanni Floris, Suor Michela Marchetti, uno dei cavalieri al merito insigniti da poco dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Noi siamo arrivati alla conclusione. Vi aspettiamo a non mancare Gabriella, questo appuntamento. Salutiamo sì. I nostri telespettatori che poi ci ritroveranno nell'appuntamento sì. Quotidiano a partire da mercoledì prossimo. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti e buona serata. Buon inizio di convegno. Buona serata a tutti.